Buon pomeriggio a tutti, scusate per il piccolo ritardo dovuto a motivi di traffico. Anzitutto vi ringrazio per essere presenti e c'è qualche difficoltà per quanto riguarda i prossimi appuntamenti, appunto, visto il collega che era malato è stato appunto degnamente sostituito, anzi anticipato dal carissimo collega qui presente, su ovviamente un titolo di fretta quello che vi aspettavate per oggi, ma tanto appunto vi accennavo già, la somma farà il totale. Vi consiglio di controllare spesso il sito della scuola, dove vedrete sempre tutti gli aggiornamenti. Io in realtà per i dottorandi in ingegneria, di cui ho la mailing list, manderò sempre gli aggiornamenti degli eventuali appunto spostamenti di date, cerchiamo di limitarli il più possibile, al massimo tenteremo solamente l'inversione, però può darsi che una data salti e vada a finire in coda, ecco, quindi vi avvertirò a voi di ingegneria per lettere che vi consiglio di guardare sempre il sito, che è www.scuoladottoratoingegneria.unicas.it. Scuola dottorato di ingegneria tutto attaccato. Unicas.it, sì, cambierò il nome, insomma, effettivamente è un po' lungo. E controllate sempre lì, andate su didattica e trovate la pagina con gli orari, gli appuntamenti, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma. La giornata di oggi può essere tutto dal collega. Poco da dire, se non che piacere di presentare Saverio Forestiero, persona che a molti di noi è già nota in quanto collabora con l'Università di Cassino in vari modi da tanti anni. Saverio Forestiero, biologo, lavora al Dipartimento di Biologia, è docente dell'Università di Roma Tor Vergata e ci parlerà oggi di Darwin e l'evoluzione biologica. Grazie. Buonasera, grazie dell'invito. Siete tutti ingegneri? C'è qualcuno non ingegnere qua dentro? Di formazione scientifica o no? Scusate, chiedo perché di formazione scientifica. Grazie. Allora, la chiacchierata, conversazione sarà sostanzialmente su questa teoria dell'evoluzione così come è stata concepita da Darwin nel 1858-59 e poi anche sulle modifiche successive che questa teoria ha avuto. Però prima di fare questa cosa che sarà, diciamo, cronologico-storica, non so, cercherò di non essere troppo problematico, però un pochino devo esserlo necessariamente. Prima di questo però vorrei fare qualche considerazione, come dire, di sfondo a questo discorso. Voi siete una facoltà di ingegneria, dunque credo di non sbagliare se dico che lavorate sull'artificiale e che quindi avete comunque un forma mentis in cui la parola progetto è l'epicentro del vostro discorso. Credo che questo si... Almeno così, diciamo, noi al di fuori della facoltà di ingegneria, quando pensiamo agli ingegneri pensiamo sempre alla parola progetto, nel senso che se ingegnere allora progetto. Allora adesso però io vi parlo come biologo e voglio subito dire che ci sono delle forti somiglianze tra i sistemi viventi e quelli che voi costruite, su cui voi operate, che voi progettate in parte o in tutto. Queste somiglianze sono così ovvie che nessuno mai ci riflette sopra, però invece vale la pena riflettere sulle somiglianze ma anche sulle differenze. Non pretendo di fare un'analisi abbastanza dettagliata delle somiglianze e delle differenze, però qualche indicazione di massima la voglio dare. Dove stanno le somiglianze? Nel fatto che l'oggetto di cui voi vi occupate, l'oggetto progettato in qualche modo, cioè, svolge una funzione all'interno di qualche altra cosa di ordine maggiore, praticamente superiore. Quindi adesso chiamerò l'oggetto per praticità mia personale, quindi ritaglierò all'interno della classe degli oggetti di cui vi interessate voi l'oggetto macchina, perché mi conviene, è uno dei possibili oggetti di vostro interesse. Le macchine funzionano, se non funzionano sono rottami, cioè non sono macchine dal punto di vista puramente del loro stare al mondo, nel mondo dell'artificiale. Gli organismi sono la stessa cosa, funzionano, se non funzionano non sono organismi, cioè non sono sistemi organizzati, ma perdono la loro organizzazione, diventano disorganizzati, sostanzialmente muoiono, diciamo, in quanto organismi.
La morte è proprio una condizione di disorganizzazione. L'ingegneria, la biologia, tutte e due sono scienze che studiano organizzazioni, studiano strutture. Quindi fino a qui ci sono forti somiglianze. Uno può trattare anche linguisticamente, queste cose vengono fuori, il lessico che viene utilizzato in parte è simile a quello dell'ingegneria. Il lessico utilizzato da un biologo molecolare, quando un biologo molecolare tratta gli oggetti di studio suoi, che sono le molecole informazionali, oggetti così, molecole, quindi roba chimica, quello che fa è che proprio chiama l'oggetto la macchina molecolare, il meccanismo molecolare, il processo molecolare, e descrive le proprietà di questo oggetto. Come l'ingegneria, la biologia si occupa di prodotto e di processi, parla di evoluzioni che sono innovazioni di prodotto e di processo. Allora uno dice, beh, praticamente in campi diversi, artificiale e naturale, fanno lo stesso lavoro. In parte, in qualche misura, si può dire che ci sono delle forti tecnologie, però c'è una enorme differenza. E sta nel fatto che l'ingegneria, credo si possa dire, si occupa di oggetti attraverso un progetto, cioè progetta gli oggetti, modifica processi. Al centro c'è l'idea di progetto, quindi c'è un fine e c'è uno o più percorsi che vengono messi in pratica per ottenere quel certo fine. Lungo questi percorsi c'è tutta la sapienza, diciamo, dell'ingegneria, naturalmente, ma anche i vincoli, per esempio, di natura economica. Questo è molto importante, questa parola, anche per la biologia. Il vincolo di natura economica, cioè che tutto ha un costo, non c'è niente di gratis. In ingegneria, per voi questo è ovvio, ma è molto importante anche per la biologia. La grande differenza, però, sta nel fatto che mentre voi lavorate nell'artificiale sotto, diciamo, l'egida del progetto, i biologi non conoscono i progetti, non possono aprire su un grosso dice, vediamo un po' il progetto, apri, fammi, a che scala è, fammi vedere il progetto. Non c'è una carta di flusso, cioè non esistono i progetti. Le macchine, cioè gli organismi, voi adesso potete pensare per comodità a un organismo, anche semplicemente una cellula autonoma che funziona, che fa quello che deve fare. Tra poco vi dico quello che deve fare una cellula. Che fa. E lì il progetto non c'è, però la macchina, cioè uso un'analogia linguistica, la macchina funziona, fa quello che deve fare. Allora, tutta quanta la biologia, quello che studia è come si è arrivati all'oggetto di studio, per esempio la cellula, o anche l'organismo fatto da molte cellule. Noi siamo fatti da un numero 10 alla 9 per un altro numero, diciamo, quindi n 10 alla 9 cellule significa ordine di miliardi di cellule. E questo oggetto, l'organismo umano per dire, funziona, svolge la propria attività. Allora nessuno conosce il progetto. Non c'è un progetto scritto prima dell'oggetto, non c'è un progettista. Dal punto di vista scientifico, diciamo, la metafisica che sta retrostante la conoscenza scientifica ci dice che, diciamo, per conoscere la natura non c'è bisogno di riferirsi a un ente trascendente, quindi un ente metafisico che sta al di là della natura. Quello che io voglio conoscere nella natura lo devo ottenere, la conoscenza la devo ottenere osservando la natura, facendo ipotesi sugli oggetti e sui processi, andando in laboratorio a verificare pezzi della grossa teoria che ho in mente o parti dell'ipotesi esplicativa che ho in mente, rendendo pubblico il discorso sui metodi che mi servono per arrivare a una certa conoscenza. Quindi conoscenza pubblica che si basa sulla simulazione, oggi grazie ai computer, sull'esperimento, sulla modellizzazione matematica, e che arriva a una conoscenza che volta per volta si modifica sincronicamente
le cose della scienza sono, come dire, assolute, cioè una certa teoria sviluppata in un certo momento storico è, se è accettata come, sto pensando al periodo della rivoluzione, dalla stragrande maggioranza dei biologi, dalla quasi totalità dei biologi, praticamente dalla totalità dei biologi in pratica, è la teoria che spiega il vivente. Parti di questa teoria sono dogmatiche eterne? No! Diciamo, a mano che passano gli anni, si scoprono cose nuove, queste cose, queste conoscenze, si immettono all'interno del quadro teorico. Se non c'è frizione, ma c'è una collocazione logico-razionale adeguata, allora la teoria si amplia, modificandosi un po', a raccogliere le nuove evidenze, nuove scoperte. Se c'è frizione bisogna cambiare la teoria. Quindi diacronicamente, a livello processuale nel tempo, le teorie si modificano. Sincronicamente le teorie non si modificano, sono quelle accettate dalla maggior parte degli studiosi. Allora, andiamo subito al valore. Il merito della teoria di Darwin, che tra poco scopriremo che non è soltanto di Darwin, è anche di un altro studioso che si chiama, britannico come Darwin, si chiama Alfred Russel Wallace. Il merito di questa teoria è che, diciamo, riesce per la prima volta a dare una spiegazione convincente, poi su base sperimentale, in seguito confermata praticamente moltissime volte, tutte quante le volte che era necessario, questa teoria è stata confermata in laboratorio e in natura, addirittura anche in natura, riesce a dare una spiegazione di quello che noi osserviamo, che schematizzando al massimo nel mondo del viventi, noi osserviamo due grandi categorie di fenomeni. Uno è l'esistenza di una diversità di oggetti viventi che sono molto diversi uno dall'altro. Volgarmente le chiamiamo le specie, cioè esistono un numero grande, fino ad oggi sono state stimate circa 2 milioni di specie distinte tra di loro, e ne sono esistite molto di più in passato. Dal punto di vista paleontologico sono sempre stime, con un errore standard abbastanza grosso. Si crede che in passato siano esistite almeno 100 volte le specie di oggi, quindi quante specie sono esistite da quando esiste la vita sulla Terra? Presumibilmente, per quanto può valere una stima del genere, intorno a 150-200 milioni di specie, quindi sono una cifra molto grande. Questo è il primo prodotto dell'evoluzione, quindi l'evoluzione, il cambiamento del vivente ha prodotto due cose: la molteplicità delle specie, primo fatto, e forse questo un ingegnere non dice molto, forse non è molto interessante per ingegnere, però la seconda cosa è molto più interessante, che è l'adattamento biologico, cioè il fatto che esiste e posso descrivere una congruenza tra l'oggetto vivente e il contesto in cui lui sta. Adattamento significa reazione positiva, diciamo, di un oggetto vivente all'ambiente in cui esso sta. L'adattamento si manifesta come forma di ordine nella natura, cioè uno dice effettivamente che le ali servono agli uccelli per volare, lo dico in modo molto semplice, beh, questo è un adattamento al volo. Il significato funzionale delle ali, cioè non la descrizione della struttura anatomica dell'ala in quanto tale, come oggetto, non la descrizione del processo ontogenetico, cioè dall'uovo fecondato che viene fuori il pulcino che poi c'ha l'ala, che è il processo, non quello no, quello è il processo di costruzione, autocostruzione dell'ala, non quello, ma perché l'ala, cioè a che serve, come vedete sono costretto a usare la parola servire, cioè sono costretto a introdurre una componente molto importante, che è il finalismo, che ha a che fare, diciamo, sarebbe la componente che ha a che fare con la parola progetto, cioè che io posso rendere conto, voglio usare un altro termine, giustificare l'ala nella misura in cui lavoro, come dire, circolarmente in un rapporto di causa ed effetto, cioè
l'ala c'è perché serve al volo, altrimenti non riesco a giustificarla. Allora l'interpretazione che uno dà dell'ala biologicamente è un'interpretazione funzionale. Allora è nella seconda parte del discorso evolutivo, prima parte produzione della diversità biologica, tante specie, seconda parte produzione dell'adattamento, è nella seconda parte che secondo me un ingegnere si trova perfettamente a suo agio, nel senso che per lui è ovvio questo tipo di discorso, non potrebbe essere diversamente, cioè l'idea di una progettualità. Noi siamo così nel XXI, nel XX secolo, così ovviamente infarciti, senza volerlo, di tradizione darwiniana, cioè di questo modo di ragionare che non riusciamo quasi a capire come fino a, diciamo, primo 800 la gente potesse pensare che le specie fossero state create da una divinità e che non ci fosse l'evoluzione biologica. Per noi l'evoluzione biologica, non per noi biologi, per la maggior parte delle persone alfabetizzate, sostanzialmente è un fatto, magari uno non conosce i meccanismi, però effettivamente non c'è nessuna difficoltà ad ammettere semplicemente che è un fatto. Lo vediamo con i farmaci. Ogni anno c'è l'influenza, che è dovuta a un virus, che tra l'altro non è neanche un oggetto vivente, è un semivivente, perché non ha tutte le proprietà del vivente, magari diremo tra poco quali sono queste proprietà. Allora, uno dice, il virus dell'influenza muta, di anno in anno è sempre diverso. Questo cambiamento è proprio l'indice del fatto che il virus evolve. Cambia, muta. Che cosa muta? La sua identità. Significa di identità. Ecco, per capire questo dobbiamo entrare un pochino all'interno del nostro discorso. Questo qua è un indice, è importante dire qualche cosa di linguistico, cioè qualche definizione, se no le cose sono molto vaghe. A differenza delle scienze hard, della facoltà di scienze, quindi matematica, fisica, chimica, noi biologi non abbiamo un discorso, non abbiamo un lessico formalizzato, certo che in qualche ramo della biologia, ma la maggior parte dei termini che i biologi usano sono termini del linguaggio comune ridefiniti all'interno delle teorie dei biologi. Però, allora, questo è importante, la stessa parola evoluzione, grazie, non è una parola esclusivo dominio della biologia, psicologi. Psicologia dello sviluppo, psicologia dell'età evolutiva, economisti, paesi più evoluti, cioè paesi meno evoluti, si dice, sociologi, la stessa cosa. La parola evoluzione è una parola che viene impiegata anche nelle scienze umane e della società, non soltanto della biologia. Allora è importante precisare per noi biologi che cos'è l'evoluzione, quindi, come dire, circoscrivere il fenomeno evolutivo per caratterizzarlo in modo abbastanza preciso, non in modo iperambiguo. Non esiste una teoria dell'evoluzione, oggi esiste una certa teoria dell'evoluzione, ma negli ultimi 100 anni sono esistite molte teorie dell'evoluzione. Qui adesso non è che andremo in modo approfondito, però vi farò vedere che esistono almeno due categorie principali di teorie evolutive, in base a certi criteri tassonomici di classificazione delle teorie. Poi andiamo subito a vedere che cosa consiste la teoria dell'evoluzione di Darwin, ma non ci fermeremo lì, andremo un pochino avanti, dopo Darwin, cioè dopo, diciamo, dal 1880 in avanti, così dire, per vedere che cosa è accaduto nell'Europa, ma anche negli Stati Uniti, nei vari laboratori che nascevano e nei musei di storia naturale, dove sono i luoghi dove la gente ha elaborato la teoria dell'evoluzione, tuttora. Questi evoluzionisti, cioè i biologi che studiano la teoria dell'evoluzione, stanno nei musei, nell'università sostanzialmente, molto anche nei musei storici. Poi diremo una cosa importante, cioè diremo qualche cosa su un'importante teoria che è la teoria sintetica dell'evoluzione, che è una teoria che si viene formulata negli anni 30 e 40 ed è la teoria che uno trova praticamente quando uno compra un libro, Zanichelli, evoluzione biologica, una cosa qualsiasi, un trattato, licei, un trattato, università, di evoluzione, quello che c'è scritto sostanzialmente, il core di quello che c'è scritto sta qui,
è la teoria sintetica dell'evoluzione, naturalmente però con delle modifiche che sono successive, perché la teoria sintetica, diciamo, viene chiusa alla fine degli anni 40, però il grosso boom nella biologia lo fa, il botto lo fa la biologia molecolare, quindi lo fa la scoperta di una struttura del DNA, la quale struttura chimica del DNA, la struttura della molecola, ha delle proprietà particolari che rendono la molecola capace di fare quello che, di fa, che fa, e che la indicano come, diciamo, proprio diciamo, la molecola, tra virgolette, ideale, cioè che se uno avesse dovuto progettare una molecola capace di fare l'autoreplica, quello era il progetto. È interessante il fatto che le proprietà chimiche del DNA sono delle proprietà che sembrerebbero veramente frutto di un progetto. E uno dice, guarda che criterio di ottimizzazione hanno utilizzato questi progettisti. La cosa straordinaria di questo discorso, che forse è l'unica cosa che vi potrebbe rimanere utile, questo mi permetto di dirlo io, ma forse sbaglio, forse magari uno vi cerca di passare delle cose e poi invece non riesce a passarvele e voi scoprite da voi altre cose più interessanti per voi, ma questo è tipico della didattica. La cosa interessante del discorso della biologia è che uno non si dà pace come biologo perché la macchina funziona e non c'è un progettista. Per capire questo bisognerebbe essere capaci di meditare, dico proprio meditare lungamente, sulla forza del meccanismo della selezione naturale, che è un algoritmo, una procedura di calcolo che viene ripetuta a ciclo da 3.850 milioni di anni. Soltanto così, forse se uno medita il fatto che io faccio girare un algoritmo su una macchina per 3.850 milioni di anni e al contorno di delle situazioni in cui, diciamo, la macchina interagisce, diciamo, con la situazione esterna, allora alla fine io ottengo quello che si osserva, cioè degli organismi che fanno cose notevoli, dotati di molte proprietà, e ottengo gli ecosistemi così come li conosciamo noi oggi, eventualmente ottengo anche la neocorteccia che ci caratterizza e che consente anche a una parte della biosfera, Homo sapiens sapiens, cioè noi in quest'aula oggi pomeriggio, di riflettere sulla natura da cui proveniamo, perché un biologo correttamente usa la formula: non è che noi veniamo al mondo, noi proveniamo. Cioè noi veniamo dalla natura, noi proveniamo, noi siamo un prodotto della natura. Quindi diremo qualche cosa sulla teoria sintetica e poi, facendo una piccola zoomata, ricordando il 1953, l'anno in cui è stato pubblicato su una rivista Nature un lavoro di due pagine da Watson, Crick e Wilkins. Questi qui hanno preso il primo Nobel perché in due pagine hanno ipotizzato, non avendo fatto loro manco un esperimento, praticamente hanno, non dico rubato i dati agli altri perché non è così, hanno usato i dati pubblicati dagli altri e hanno detto, ma se le cose stanno così probabilmente la molecola dovrebbe essere fatta così. E alla fine di questo articolo di due pagine dicono, e allora se le cose stanno così presumibilmente i geni, termine coniato all'inizio del Novecento, i geni sono fatti in questo modo e il DNA è effettivamente responsabile della trasmissione dei caratteri ereditari. Quindi hanno collegato il fatto che la molecola presumibilmente era fatta in questo modo e allora questa era la candidata migliore per essere la molecola dei geni. Cioè, come è fatto un gene? È fatto in un modo che loro descrivono. Allora, comincio subito, uso una definizione di vivente che è quella che sta su alcuni trattati, una definizione molto bella, che poi me ne allontano, però è indispensabile secondo me dare questo, perché sennò uno non capisce poi di che cosa si sta parlando. Darwin non dà questa definizione, però le cose sostanziali che stanno in questa definizione, gli ingredienti di questa definizione, Darwin li conosceva tutti perfettamente, non avrebbe mai potuto scriverla così, perché mi spiego. Questa formula qua, flussi autoregolati, Darwin, non li poteva utilizzare questi termini. Metterci dentro informazione, Darwin, non ce l'avrebbe mai messa, perché perché all'epoca non era il momento in cui si poteva parlare di flussi autoregolati di informazione. Però, invece,
tante altre cose l'avrebbe potute mettere. Allora, la definizione recita sistema aperto. Allora, sistema, e non ve lo devo spiegare, perché questa è una facoltà di ingegneria. Questo è molto importante. Tutti i viventi sono sistemi, con quello che voi sapete della teoria dei sistemi. Sono sistemi, nel senso che hanno un comportamento da sistema. Aperto. Notazione termodinamica significa che scambiano quantità con l'esterno in modo non casuale, quindi c'è una regolazione, c'è un'interfaccia con l'esterno. Questa interfaccia, nel caso nostro, è questa, la pelle. Nel caso di una cellula, è la membrana cellulare. Non sono interfacce passive, sono interfacce attive, selettive, è roba chimica, sono strutture chimiche con proprietà elettromagnetiche, di ingombro, allostetico. Quindi è tutto un flusso, un movimento elettromagnetico, Van der Waals, è un continuo movimento che può essere descritto, quindi con scambi energetici esterno e interno, lavoro contro le forze del campo, è un lavoro del genere. E allora la cellula, anche da sola, un protozoo è una cellula singola, un protista, una cellula vegetale singola, esistono le alghe unicellulari, le cianofice, esistono, no? Sono alghe unicellulari, quelle sono una singola cellula, fa tutto. Vedremo che significa fare tutto, cioè quali sono le proprietà dei viventi. Allora, è molto importante questa nozione di sistema aperto, significa che scambia con l'esterno quantità, materia, energia e informazione. Cellulare significa che tutti quanti i sistemi viventi, tutti gli oggetti viventi sono sempre fatti da cellule. Non esistono viventi non fatti da cellule. Delimitato a un fine selettivo. La membrana citoplasmatica, nel caso nostro la pelle, percorso da flussi autoregolati di materia, energia e informazione, grazie ai quali flussi, quindi siamo nel tempo, c'è una dinamica temporale, ticon 1, ticon 2, stato interno del sistema, esterno che cambia, adattamento individuale del sistema all'esterno che cambia, di modo che l'interno, omeoreticamente, stato stazionario, oscilli attorno a valori di equilibrio. Questo fa il sistema, al suo interno oscilla continuamente, non sta fermo, la concentrazione di una qualche sostanza, una proteina, non è costante in un tempo sufficientemente lungo, cambia, ma non cambia in modo casuale, cambia in modo coordinato con tutto il resto. Quindi questa autoregolazione, proprietà cibernetica diremmo oggi, questa è una cosa fondamentale dei sistemi viventi, però non è un'autoregolazione, l'autoregolazione costa, quindi ci sono come degli intervalli di variazione dell'esterno in cui il sistema riesce ancora a autoregolarsi, tolleranza, flessibilità del sistema, ci sono cambiamenti esterni delle variabili, temperatura innanzitutto, la temperatura è fondamentale in tutto questo discorso, perché è semplice, per un motivo chimico. Perché la temperatura, quello che fa è condiziona la velocità di reazione, quindi fa avvenire, ritarda, fa avvenire in modo a tempo non debito certe reazioni, oppure le accelera indebitamente, per esempio, certe reazioni, oppure molte proteine, importantissimi ingredienti delle macchine viventi, sono termolabili, rompono legami polipeptidici, quindi cioè le frammentano. Allora, se salza troppo la temperatura, la velocità con cui questo accade può essere decisivo, perché certi sistemi lavorano bene anche a temperature alte, ma ci devono arrivare lentamente, per dire, queste sono tutte condizioni al contorno che determinano situazioni di più o meno di tolleranza, e quindi determinano le condizioni di possibilità dell'esserci del vivente. Il vivente c'è, ma c'è in un contesto esterno e quindi deve continuamente fare i conti col contesto esterno, non può essere completamente isolato, se non per magari tempi molto molto brevi. Allora, tutto questo discorso, sistema aperto, cellulare, confine selettivo, flussi autoregolati, è che grazie ai quali, grazie a tutto quanto questo, noi osserviamo che il sistema è suscettibile, significa si può riprodurre, proprietà fondamentale, e evolvere attraverso le generazioni. E qua la biologia introduce questo termine generazione, che diciamo,
Uno dice, beh, macchina artificiale esiste, no? Si dice una macchina di prima generazione, un computer di prima generazione, no? Uno dice un World 5.1, che significa? World della quinta generazione, no? Con la variante 1. Sì, certamente. La cosa interessante molto spesso è che nell'evoluzione tecnologica quello che succede è un salto quantico, certe volte si cambia completamente la tecnologia, non c'è più collegamento tra il passato e l'oggi, perché è cambiata la tecnologia. Ecco, questa magnifica proprietà tecnologica nei viventi non c'è. Allora ci deve essere una continuità, per così dire, tecnologica, necessariamente. Per così dire. E allora quello che può modificarsi è, come posso dire, localmente, osservando parti del sistema, è ottimizzazione di parti, quello sì, è come se stessi dicendo in altri termini, ci può essere un progresso locale, cioè in parti del sistema, che effettivamente è un progresso, cioè un miglioramento, come si chiama progresso, un miglioramento dell'efficienza con cui i processi accadono. Questo è possibile, è sempre così? No. No, non è sempre così. È possibile. Certe volte c'è un miglioramento dell'efficienza che io posso misurare in diversi modi, ma quello che conta in realtà, alla fine, userò spesso questa espressione, è l'esserci del sistema, cioè che non è corretto ingegneristicamente andare a dire cavolo, però se dovevano fare un'ala, dovevano progettare meglio, questa è fatta male, no? Perché magari non corrisponde a criteri di ottimizzazione, perché non c'è un profilo giusto, perché non c'è la portanza giusta, perché il materiale di costruzione non è il migliore possibile, ma l'evoluzione va, cioè il cambiamento da 3.850 milioni di anni va avanti col materiale che c'è, non ci può essere una discontinuità, le ali ce l'hanno gli uccelli, e per fare un'ala c'ho bisogno per esempio del sistema scheletrico, il sistema scheletrico è fatto dall'osso. Gli uccelli hanno un antenato comune antico che è fatto dai rettili, di tipo rettiliano. Le ossa dei rettili sono molto pesanti, cioè hanno una densità molto elevata. Questo effettivamente, dal punto di vista biomeccanico, c'è una sua spiegazione. E quindi uno dice, ma effettivamente l'hanno calcolato bene questa sezione d'osso, perfetto. Però quando devi volare, avere un bello osso resistente è un problema, ecco. Negli uccelli noi osserviamo che l'osso si vacuolizza, cioè si mantiene una struttura di trabeazione per cui le linee di forza meccanica effettivamente le vedi che lì lavorano e l'osso continua a essere molto resistente, ma viene cavato, viene scavato. È come se qualcuno levasse in modo opportuno nella struttura delle cellule, gruppi di cellule, in modo da alleggerire la struttura. È chiaro che qua c'è un limite costruttivo, tu non puoi alleggerire più di tanto, no? È chiaro, qui c'è un progresso, uno non può dire, beh, io adesso l'ala invece di fare con l'osso così come lo conosciamo, lo faccio con materiale diverso. No, non c'è un salto tecnologico. Le ali sono fatte da osso e poi da piume. Quindi tu l'osso che c'hai al massimo puoi modificare qualche cosa. E effettivamente negli uccelli succede che le ossa vengono modificate in modo tale che questi spazi sono riempiti da sacche aeree, per cui si alleggerisce proprio sostanzialmente l'osso, che ci fa finire aria dentro, per cui diminuisce bruscamente la densità dell'osso. Quindi là c'è un adattamento effettivamente. Quindi La definizione qua si conclude con l'idea di generazione, cioè del fatto che l'informazione genetica, questo termini moderni, passa da una generazione alla successiva, e in questo passaggio, genitori figli, per così dire, quello è l'unico momento in cui tu puoi avere evoluzione. Quindi l'evoluzione si ha nel transito da una generazione a quella successiva, ed è sempre a carico della molecola informazionale, cioè del DNA. Non c'è evoluzione se non c'è cambiamento nella struttura del DNA. Questo cambiamento può essere un cambiamento, come posso dire, neutrale rispetto alle prestazioni, per così dire, cioè che non incide sulle prestazioni. Allora uno dice c'è evoluzione senza adattamento.
oppure potrebbe essere un cambiamento che incide sulle prestazioni, per esempio rendendo i figli più adatti di altri figli, di altri genitori alla situazione ambientale. Allora uno dice c'è adattamento. L'ultima parola dice ambienti mutevoli, per ricordarci il fatto che effettivamente gli oggetti viventi sono sempre collegati all'ambiente, il quale non sta fermo, ma cambia, certe volte in modo, come dire, sistematico, addirittura periodico. Il ritmo nictemerale, giorno-notte, 24 ore, il movimento del pianeta nostro nei 365 giorni, l'inclinazione dell'asse terrestre, quindi la geografia astronomica, ci dicono che ci sono le stagioni a certe latitudini. A quel tipo di cambiamento gli organismi si adattano piuttosto bene, nel senso che sono cambiamenti così periodici e ordinati, perché siamo all'interno della meccanica celeste, quindi il regno dell'ordine per l'antonomasia, più o meno, effettivamente in quel tipo di contesto c'è un adattamento che è molto forte, ma ci sono cambiamenti che sono assolutamente imprevedibili, delle variabili dell'habitat, temperatura, pH, quantità di sali di sciolto, la quantità di ossigeno, la quantità di CO2 e così via. Ecco, quei cambiamenti imprevedibili molto spesso gli organismi si adattano come possono. Non facciamo, abbiamo già fatto questo. Allora, se io devo parlare, quali sono le proprietà dei viventi? Riducendolo alle proprietà necessarie e sufficienti, che cosa mi serve per definire in modo necessario e sufficiente i viventi? Io individuo quattro proprietà. Una è l'organizzazione. La parola sistema ci dice proprio questo. I viventi sono sempre sistemi, cioè sono insieme di parti fisiche collegate tra di loro in modo da conferire comportamento unitario al tutto. Emergenza di proprietà nuova, l'unitarietà del sistema, che è quello che garantisce il funzionamento, cioè il sistema funziona. Quindi l'organizzazione, che non è la struttura, come voi sapete. La seconda cosa, i sistemi hanno un'attività metabolica, significa che all'interno del sistema, io adesso la penso come una cellula, il sistema accadono reazioni chimiche, non casuali, ma queste reazioni chimiche sono quelle che garantiscono l'organizzazione. I rapporti tra le parti del sistema sono garantiti a scambi energetici, cambiamenti di stato della materia, metabolismo, reazioni chimiche. E allora, siccome tutto quanto deve accadere a tempo debito, c'è bisogno di catalizzatori, quindi nelle cellule c'è un'enorme quantità di varianti, però non casuali, di catalizzatori, cioè di proteine, sono proteine, che fanno accadere, quando loro sono presenti in certe concentrazioni, le reazioni chimiche, in modo tale che un osservatore direbbe il sistema funziona, cioè fa quello che deve fare. La terza proprietà è la riproduzione. Questa proprietà non è, come dire, una proprietà qualsiasi, perché è quello che caratterizza i viventi rispetto a tutti quanti gli altri. Non c'è nessun altro sistema che insieme ci abbia metabolismo e riproduzione. Riproduzione significa che io ho un raddoppiamento attraverso una replicazione delle molecole informazionali. Da un, diciamo, gene, facciamo conto che ci sia un cromosoma solo, che sarebbe un'organizzazione di geni, insomma. Ecco, io ho un batterio, quello c'ha un cromosoma solo. Quando si riproduce il batterio, la prima cosa che fa il batterio è che da un cromosoma ne fa due. Poi raddoppia tutte quante le altre parti proprie, la membrana e così via, un citoplasmatico e così via, gli organelli interni, e da un batterio ho due batteri, quella è la riproduzione. Una cellula, ho due cellule. La cosa importante è che tutte le cellule hanno la stessa informazione genetica, cioè quel cromosoma circolare, sequenza di geni circolare, fatto in questo modo poi circolare, da uno ne fa due e sono perfettamente uguali. La quarta proprietà
e la evoluzione. Ho messo in giallo metabolismo e riproduzione perché è come se fossero ancora più essenziali, per così dire, delle altre. Perché? Perché l'evoluzione è una proprietà che è la conseguenza della riproduzione, cioè tu hai evoluzione, adesso vediamo che cos'è l'evoluzione, soltanto se c'è riproduzione. La possiamo definire, scusate, no, volevo dire, sì, evoluzione. Evoluzione significa cambiamento, da un punto di vista linguistico, lessicale, che ha fatto il latino, già l'ha capito, evolvere significa volvere, significa svolgimento, evolvere, svolgimento da, evolvere significa, cioè a che fare con la radice di volume, volume, diciamo, come c'entra volume, c'entra molto. In passato, nell'antichità romana, per esempio, c'era un pezzo di legno, un'asticella, su cui era avvoltolato un supporto su cui si scriveva. Quello era il volumen. Allora, quello che uno diceva è che sviluppava, cioè apriva, evolveva, apriva e leggeva. È importante questo concetto perché ancora in Europa, nel 600, sviluppo e evoluzione sono la stessa cosa, cioè quando si pensa a sviluppo si pensa a evoluzione come se fosse lo stesso tipo di fenomeno. Non sono lo stesso tipo di fenomeno, perché oggi sappiamo che lo sviluppo è il farsi di un individuo. Quindi quando io ho l'uovo fecondato da cui esce fuori poi il pulcino, quello è lo sviluppo ontogenetico, ontos della realtà, la genesi dell'individuo. Un individuo, lo sviluppo riguarda l'individuo, l'evoluzione non riguarda l'individuo, riguarda qualche cosa che è un collettivo, la specie, evolvono le specie, non evolvono gli individui. Quando uno nasce, ha la sua dotazione genetica, il suo genoma. Nelle cellule nostre noi abbiamo due tipi di cellule, quelle somatiche e quelli che sono la stragrande maggioranza. E poi abbiamo i gameti, questo cellule appunto per la riproduzione. Nelle cellule, quasi in tutte le cellule, nei globuli rossinoma, in tutte le altre sì, c'è un nucleo, nel nucleo ci sono i cromosomi, cioè i geni, informazione genetica. In quelle cellule somatiche tu hai due dosi dei geni, c'è un cromosoma 1, c'è il cromosoma 1, cromosoma 1, cromosoma 2, cromosoma 2, cromosoma 1, c'è una duplicazione di tutto. Patrimonio si dice diploide delle cellule. Nei gameti c'hai soltanto il patrimonio aploide. Due gameti aploidi, uno spermatozoo e un ovulo, si incontrano, danno loro uno zigoto e si sviluppa. Ed è interessante il fatto che lì tu c'hai una singola cellula, sostanzialmente, grosso citoplasma dell'ovulo, due nuclei, quello dell'ovulo e quello dello spermatozoo, e da quella singola cellula a un certo punto se ne determinano 10 alla 9, quindi miliardi. Questo è il fenomeno di sviluppo, che è un tipico fenomeno di incremento di complessità. Ed è un fenomeno altamente programmato. In effetti lì c'è una programmazione, lì c'è lo svolgimento di un tema che è scritto nel genoma, quindi le istruzioni con cui si costruisce un organismo. Va bene. È evoluzione? No, non è evoluzione, perché l'evoluzione... Noi abbiamo il nostro genoma, nasciamo con un certo genoma e moriamo con sempre lo stesso genoma. Quindi gli individui non evolvono. Questa è la prima lezione che Darwin ha capito molto bene, ma che molti altri non avevano capito. Per esempio Lamarck pensava che gli individui potessero in qualche modo evolvere, ma non è vero questo. Allora, la cosa che ci interessa vedere è come la parola evoluzione, che è impiegata in tanti campi, anche nelle tecnologie, evoluzione tecnologica, è diversa quando è impiegata in biologia e negli altri campi. Vediamo un po', bisogna fare una distinzione tra evoluzione e trasformazione, che è quello che tecnologia, si parla di evoluzione quando un prodotto viene trasformato, un processo viene migliorato. Innanzitutto c'è l'idea proprio di un miglioramento, di un progresso. Allora, nell'evoluzione per trasformazione, in ambito artificiale, c'è sempre l'idea di un progresso. Nell'evoluzione per trasformazione, nell'ambito per esempio delle scienze umane, pure lì c'è sempre l'idea di un progresso. Trasformazione, progresso, evoluzione.
Poi c'è l'evoluzione biologica, che è un'evoluzione per variazione, significa che per evolvere tu devi partire da una molteplicità di stati della materia, per così dire, vivente. Quindi hai bisogno di una variazione. La variazione è l'ingrediente attraverso cui si evolve. Allora, siccome il singolo individuo non varia da un punto di vista genetico, da un punto di vista somatico varia, ma certo, uno invecchia, per esempio, ovvio la varia, no? Questo è ovvio. Sì, ma i suoi geni però non cambiano, quindi è il fenotipo che varia, il genotipo non cambia. Allora, è semplicemente una manifestazione regolativa di una capacità di cambiamento del genoma, di espressione del genoma. Il genoma, fino a una certa età non c'è i capelli neri, poi i geni che codificano per le proteine che ci danno quel colore dei capelli, per esempio, smettono di funzionare, è semplicemente, i geni sono sempre gli stessi, smettono di funzionare e io non ho più i capelli neri. Per cui i capelli sono decolorati e vengono fuori chiari. Allora, è molto importante il fatto della qui la parola chiave è variazione. Io ho bisogno di variazione. Questa qui è una banalità, soltanto per dire che qui siamo di fronte a un processo di trasformazione. Qui lì sono proprietà che potrebbero essere geometriche dell'oggetto che variano nel tempo, c'è pure lì una flessione del tempo, sono fenomeni sempre irreversibili, questo forse va detto, evoluzione per trasformazione. Ecco, nel caso dello sviluppo io potrei avere qualche cosa del genere, nel sviluppo appunto genetico. Però si parla poi di astrofisica, evoluzione stellare, e siamo sempre in quella condizione in cui tu c'hai uno stato iniziale e c'è uno stato finale, e se conosci molto bene, se c'hai molti dati, tu puoi fare molte previsioni sullo stato finale, puoi dire molte cose. Nel caso dell'evoluzione biologica, no, tu non puoi dire cose sullo stato finale, quanto più lo stato è finale, è lontano, proiettato in avanti, lontano nel tempo. Qua ho scritto, nei sistemi viventi l'unico cambiamento di tipo trasformativo è effettivamente lo sviluppo, in cui effettivamente io posso dire quello sarà lo stato finale di uno zigote. Sarà un bambino oppure una bambina, più o meno fatti un certo modo. Oppure poi sarà un adulto, così via. Questa qui è la situazione in cui si trova la biologia. E questo qui, questo tipo di approccio è stato l'approccio di Darwin. Darwin, anche Wallace, hanno capito, ma adesso io dirò più spesso Darwin perché la tradizione vuole questo. Darwin ha capito che la variazione era la cosa che contava. Noi ci abbiamo insegnato quattro stati diversi, in cui io ho, come posso dire, una popolazione, questo è un termine, in parte diciamo che la biologia usa moltissimo. E ho fatto una popolazione in cui ci sono individui che hanno un genoma, per cui il carattere, facciamo conto che prendo un carattere solo, sia la forma, è molto semplificata ovviamente questa cosa, è proprio semplificata per far capire il concetto. Io ho uno stato che è il triangolo, rappresentato come una distribuzione di frequenza, che è la frequenza, poi c'è la frequenza quadrata, la frequenza del trapezio e la frequenza del rombo. Ciò le distribuzioni di frequenza, quindi ho una distribuzione, quindi ho una curva campana più o meno. E quindi è una rappresentazione statistica dello stato. Quando c'è il passaggio generazionale, io mi posso chiedere, siccome parto da una alta frequenza di triangoli, è ovvio, ma aspetto che attraverso una riproduzione, lascio le cose intoccate, quando ho 10 triangoli, avrò 10 triangoli, 20 multipli di 10, per così dire, multipli interi di 10. E io invece vedo che non è vero, e lì non ho un multiplo, ho 5 al posto di 10 triangoli. Il quadrato, quanti sono? 7, mi pare, sì, 8, quanti sono? 3, 6. Io mi aspetto la stessa quantità, ma è vero che qui c'è un aumento molto forte, quindi in qualche caso c'è un aumento di una variante, quadrato aumenta molto, triangolo diminuisce, trapezio diminuisce, rombo diminuisce. La somma totale, l'n totale, cioè il numero di individui della popolazione, è immutato. Allora, io che cosa ho? Ho semplicemente il fatto che c'è una, la chiamo, riproduzione differenziale di forme.
Se a ciascuna forma corrisponde un genotipo, quanti genotipi ho? 4. Allora c'ho una riproduzione differenziale dei genotipi. Ecco, quello che vi ho detto adesso è la definizione tecnica di selezione naturale. Se uno prende un trattato di genetica delle popolazioni e va a leggere selezione naturale, dove scrive, definition, due punti, riproduzione differenziale di genotipi. Allora, Darwin ha capito questo. Ha capito una cosa che non è per niente ovvia. Cerchiamo di far vedere. Freccia del tempo parla del passaggio da una generazione, i genitori, a una generazione, i figli. Quindi che l'evoluzione avviene nel passaggio generazionale. Quello è l'unico momento in cui può avvenire, non ci sono altri momenti. Uno, due. Che non c'è equiprobabilità di riproduzione. Questo ha capito. Che qui le probabilità non sono uguali. Sono 4 varianti, le probabilità sono molto diverse. La cosa interessante è che io le probabilità non le posso assegnare prima al tempo t con 1, ma soltanto a posteriori. Io devo andare al tempo t con 2, cioè è dal risultato che risalgo alle diverse probabilità di partenza. Non le posso assegnare prima. Allora, questa riproduzione differenziale di genotipi significa che la riproduzione non è casuale. Allora significa che c'è un determinismo. A che cosa è dovuto questo rapporto? Qualche volta abbastanza lineare, casi limite, in cui effettivamente si capisce molto bene il rapporto di causa e effetto. Sono pochissimi casi, sono quelli che stanno nei trattati, quelli che sono così chiari che danno proprio l'evidenza che la selezione naturale è una cosa che agisce e la vediamo effettivamente sotto gli occhi. Questa diversa probabilità si collega all'idea di idoneità riproduttiva. Uno dice, siccome i triangoli sono diminuiti, io devo pensare che i padri e le madri di tipo triangolo, diciamo così, col genotipo triangolo, sono stati meno efficienti del quadrato, che invece è molto aumentato come genotipo. Dunque i padri e le madri di tipo quadrato erano sicuramente più efficienti. Questo è indubbio. Diciamo, certo, poi devo andare a capire analiticamente, per esempio fisiologicamente, qual è stata la variabile ambientale che ha determinato una situazione tale in cui si sono trovati meglio i quadrati rispetto ai triangoli, perché qui c'è il concetto di idoneità riproduttiva diversa tra i 4 tipi, idoneità riproduttiva diversa questi 4, è in un certo ambiente, perché se io cambio le condizioni ambientali può darsi che le cose non vadano così, può darsi che io ho un aumento strepitoso dei rombi e una fortissima diminuzione degli altri genotipi. Però questo qui che abbiamo rappresentato adesso è proprio la selezione naturale. Che cos'è l'evoluzione? Cambiamenti che si realizzano lungo le linee di discendenza di viventi. Discendenza con modificazioni. Questa scritta in giallo è proprio la definizione che Darwin dà di evoluzione. Lui dice che l'evoluzione è discendenza con modificazione. Quindi introduce l'idea di generazione e di modifica nel tempo lungo una linea filetica, una filogenia. Modernamente diciamo cambiamento del genoma. In modo più analitico, quantitativo, diciamo cambiamento nella costituzione genetica di una popolazione. Questo qui è un approccio all'equilibrio di Hardy Weinberg, che si chiama questo qui, ed è l'unico, diciamo, il core quantitativo della teoria dell'evoluzione, genetica di popolazione, cioè è l'idea che se tu prendi un carattere a base semplice, quindi con pochi geni che controllano l'espressione del carattere, c'è un certo numero possibile di genotipi in base alla quantità di variazione di forme alleliche diverse del gene, e poi modellizzare questo con un modello, proprio un teorema, che è quello di Hardy Weinberg, che sono due matematici molto importanti, uno tedesco e uno britannico, che all'inizio del Novecento hanno scritto questo teorema che oggi come oggi ancora rappresenta il cuore teorico quantitativo della genetica di popolazione.
qua è scritto la stessa cosa, però c'è scritto frequenze alleliche in una popolazione. Frequenze alleliche significa semplicemente c'è un gene, che è un tratto di DNA che codifica per un carattere. Che cos'è un gene? È una successione di basi. Che cosa sono queste basi? Sono quattro basi: adenina, timina, guanina e citosina. Ce l'ho nella successione che è. Quanto è lungo un gene? So, 1500 basi. Allora, se io ho un cambiamento in una base, un individuo ha gene fatto in un modo, quell'altro, lo stesso gene, ha un cambiamento in una base, allora sono in presenza di due alleli, l'allele originario, per così dire, dell'individuo numero uno, che è presente in milioni di individui, e poi questo allele alternativo, che è presente in migliaia di individui. Posso avere un terzo allele? Certo, se la base, la timina, nella posizione 754, invece di esserci una timina, ci sta una adenina, ecco, allora c'ho una terza variante, è la variazione genetica. Siccome c'è una distribuzione di frequenza al tempo t con 1, al tempo t con 2 posso avere una diversa distribuzione di frequenza, questa diversa distribuzione di frequenza implica cambiamento delle frequenze alleliche in una popolazione nel corso delle generazioni. È la definizione analitica minima, sperimentale in laboratorio, io posso caratterizzare individui e far evolvere le popolazioni, è la definizione più semplice, più riduzionista possibile dell'evoluzione biologica, l'ultima riportata. Vediamo i diversi tipi di evoluzionismo. Non guardate queste cose scritte qua sopra perché sono troppe, però vedete questo evoluzionismo lamarckiano, evoluzionismo darwiniano, vediamo le differenze quali sono. Chi è stato? Biologia. Questo termine è stato coniato nel 1809 da Lamarck, autore francese, molto importante, persona di grande cultura, grande naturalista. Ha avuto una vita abbastanza sfortunata perché è mal visto da un potente accademico dell'epoca, Barone Cuvier. Veramente una potenza, diciamo a Parigi in Francia, e quindi c'è una vita molto difficoltosa. Barone Cuvier significa l'anatomia comparata, quindi la paleontologia, che significa l'apertura di nuovi campi disciplinari, non che fosse semplicemente un prepotente, era una persona di enorme cultura. Però i discorsi evoluzionisti all'epoca non erano di moda per niente, l'idea era un fissismo, cioè diceva Linneo, 1730, 1758, quando è uscita la decima edizione di questo libro molto importante, Sistema della Natura, diceva Linneo, tot sunt specie quod creavit ab initio infinitum mens, che significa semplicemente, le specie sono tante quante sono state create all'inizio, dal creatore. Allora lì c'è la Bibbia, c'è una lettura letteraria della Bibbia, c'è un tentativo di datare pure storicamente l'inizio dei tempi attraverso la Bibbia, qualcuno dice 4.000, che dice 5.000 anni, insomma c'è l'idea che il mondo che noi vediamo è stato creato ed è una cosa che va avanti da ormai l'idea va avanti da centinaia e centinaia, migliaia di anni, l'idea creazionista, è che la variazione, cioè il fatto che esistono diversi tipi un po' diversi, no? Di cavalli, di querce, come dire, è proprio, come posso dire, è il fatto che l'idea in senso platonico del cavallo esiste nel mondo delle idee, nella sua perfezione totale, ma nel mondo sublunare corrotto della realtà fisica è ovvio che si incarna malamente, quindi c'hai, come dire, una imperfezione connaturata col fatto che questo è il mondo della natura. Ma esiste il cavallo intrinseco nella sua essenza di cavallo nel mondo delle idee e poi esistono i cavalli, quindi il singolare appartiene al mondo delle idee, il plurale appartiene al fatto che ci sono cavalli un po' diversi, piccoli, alti, insomma. Allora, quante sono le specie? Sono quante sono state create. Esiste un creatore che ha creato queste specie e esiste una modificazione delle specie? Assolutamente no, e loro dicono voi vi fate ingannare dalla variazione perché non capite che la variazione è semplicemente imperfezione. Ecco, la variazione è imperfezione e non potrebbe essere diversamente. Allora è molto importante, come dire, cercare di immaginare il fatto che per centinaia e centinaia di anni
cioè da sempre praticamente, anche all'epoca della nascita della scienza, come la conosciamo noi, 500 nel 600, la natura vivente era pensata come qualcosa di assolutamente dovuto al creatore. Per cui l'evoluzione, il cambiamento era una cosa impensabile, cioè proprio non riusciva proprio a pensare di questa cosa. Allora, per fare questo bisognava essere capaci di avere una metafisica che negava realtà, importanza alla variazione. Darwin si è reso conto che invece, se tu avessi fatto il contrario, se tu fossi partito da riconoscere come posso dire, funzionalmente interessante la variazione, forse avresti potuto fare un altro tipo di ragionamento. E Darwin fa questo. Che cosa fa Lamarck? Lamarck nel 1809 conia il termine biologia, una curiosità. Treviranus, un autore europeo pure lui, e conia lo stesso termine, biologia. E Lamarck scrive che, contrariamente a quello che tutti quanti pensavano, perché lui non è il primo a pensare alla funzione delle specie, altre persone francesi, specialmente prima di lui, pensano questo, però nessuno riesce mai a avanzare un briciolo di meccanismo, cioè nessuno riesce a ipotizzare un meccanismo a cui dare una spiegazione. Tu puoi dire che le specie sono evolute, ma se non mi dai neanche la possibilità di fare un esperimento mentale, non mi dici, non avanzi un possibile meccanismo, aria fritta. Poesia, non è scienza. Se tu mi avanzi un meccanismo, mi dai la possibilità di andare a, per esempio, tentare qualche esperimento che dia ragione o torto al tuo enunciato. Lamarck è il primo che riesce a ipotizzare un meccanismo di cambiamento evolutivo. E come lo fa? Lo fa in questo modo, dice, lui pensa specialmente agli animali. Noi sappiamo che evolvono tutti, batteri, funghi, animali, piante. Naturalmente lui si concentra sulle cose che all'epoca erano molto più conosciute, sugli animali. E lui dice, che cosa accade? Accade che dall'interno dell'animale emergono come dei bisogni. Questo bisogno modificano anche, noi diremmo oggi, anacronisticamente, fenotipicamente l'animale. Lui per questo animale, per soddisfare il bisogno, ecco che per esempio attraverso il comportamento modifica se stesso. Per esempio, adesso facciamo un traslato, uno dice sento il bisogno di farmi i muscoli, vado in palestra, mi faccio i muscoli. E in questo modo, dice Lamarck, l'animale si adatta meglio a una situazione ambientale che, diremmo noi, continuamente lo interroga. Gli propone continuamente delle sfide, nel senso che l'ambiente pone dei problemi, l'animale risolve questi problemi attraverso il comportamento. Nel fare questo modifica il suo soma, gli aspetti somatici, il fenotipo, diciamo così, esterno, diciamo così. Ecco che a un certo punto questi cambiamenti vengono trasferiti al progenie, perché se un padre genera un figlio dopo che il padre ha fatto tanta palestra, diremmo noi, beh, il figlio verrà già con la fortissima predisposizione a avere questi muscoli potenti perché il papà ha fatto palestra. Quindi ha bisogno di pensare che c'è una ereditarietà di carattere che sono acquisiti somaticamente. Il carattere, il robustimento, diciamo trofizzazione muscolare, che significa aumento del volume delle cellule muscolari, aumento del volume delle cellule, significa questo, viene trasferito generazionalmente, passa dai genitori ai figli. Allora, c'è il famoso esempio, viene molto popolarizzato, delle giraffe. Allora, Lamarck pure parte dalla variazione, però non gli dà il significato adattativo che abbiamo dato noi, che gli dà, Darwin. Il caso delle giraffe dice, beh, esistono giraffe con collo lungo e con collo corto, sono più frequenti quelle con collo lungo. Come? Allora significa che forse si è sviluppato nel corso delle generazioni un collo lungo. E come si può spiegare questo? Lui dice, beh, è chiaro che le giraffe sono animali erbivori, quindi brucano continuamente, è chiaro che a un certo punto in basso
diminuisce la disponibilità di cibo, perché le foglie sono mangiate nelle aree dove questi animali stanno. Anche perché non ti puoi mangiare qualsiasi tipo di pianta, ma soltanto alcuni tipi di piante. Le giraffe stesse sono erbivore, non mangiano qualsiasi cosa. Molte piante non le possono mangiare, non lo sappiamo oggi, perché queste concentrano sostanze chimiche cosiddette di metabolismo secondario che rendono le piante disgustose, qualche volta addirittura tossiche. Allora, però, gli animali che hanno il collo più lungo possono anche, vuol dire, avere una risorsa cibo, foglie, che stanno più in alto nelle piante, quindi riescono magari a diventare adulte, a fare figli, mentre quello con lo più corto magari non riescono neanche a diventare adulte. Questo sarebbe un processo. E in questo modo, nelle generazioni successive, si aumenta, con questo sforzo individuale, aumenta il numero delle giraffe col collo lungo. Questo che c'è, questa evoluzionismo lamarckiano, qua ci sono diversi tipi di evoluzionismo di tipo lamarckiano, è caratterizzato dal fatto che l'evoluzione è qualcosa che procede dall'interno, c'è un bisogno interno, uno. Seconda cosa, c'è un progresso, cioè l'evoluzione è progressiva, cioè si va da una condizione di, diciamo, minore efficienza, sempre a una condizione di massima efficienza, aumenta progressivamente, c'è un miglioramento continuo, quindi diciamo un'ottica ottimistica dell'evoluzione. L'evoluzionismo darwiniano è molto diverso, ci sono diversi tipi, qua è segnato quello di Darwin e Wallace, di cui diremo adesso, poi la teoria sintetica, di cui diremo, e poi qualche ultima parola la spenderemo per l'evoluzionismo dagli anni 70 in avanti, con tutte quante le scoperte più recenti. Ecco, questo ci può interessare. La teoria lamarckiana e tutte le teorie che si chiamano lamarckiane, che adesso diciamo nessuno più sostiene, però nel Novecento ancora, fino agli anni 30, ancora c'erano degli 40, ancora c'erano degli evoluzionisti che erano lamarckiani piuttosto che darwiniani, per via del fatto che pensavano a questa, all'esistenza di una tendenza intrinseca negli organismi singolari, individui proprio, viventi, al progresso, quindi al perfezionamento, quindi una tendenza intrinseca, questa è una... La teoria di Darwin e Wallace, qua c'è un po' di storia. 1 luglio 1858 questa teoria viene resa pubblica in una comunicazione di due lavori, uno di Darwin, poche pagine, uno di Wallace, poche pagine pure, alla Società Linneana di Londra. Queste due comunicazioni alla questa società vengono fatte da due soci che erano amici e stimatori sia di Darwin sia di Wallace. Questi leggono questa cosa, benissimo, dopo nel mese di agosto il bollettino pubblica, il Journal della Linnean Society pubblica questi lavori e non succede nulla. Siamo in agosto del 58, nel 59, il 25 di novembre di quell'anno escono 2500 copie subito esaurite dell'origine della specie e a quel punto invece no, succede un grandissimo scandalo perché Darwin quello che fa è che avanza l'idea appunto di evoluzione, fin qui sarebbe diciamo non una idea molto originale, benché originale, ma quello che fa è che indica nel selezione naturale, il meccanismo con cui tutta l'evoluzione, o quasi tutta l'evoluzione, secondo lui, sarebbe avvenuta. Questo evoluzionismo di tipo darwiniano, diciamo, è fatto da cinque distinte sottoteorie che sono la teoria dell'evoluzione, la derivazione comune, cioè il fatto che tutti quanti gli organismi sono imparentati tra di loro, diciamo, c'è un albero della vita per cui tutti quanti i rami sono connessi l'uno con l'altro. Certo, le parentele possono essere lasche oppure molto strette, dipende naturalmente. Noi siamo più imparentati, anche oggi lo sappiamo, anche dal punto di vista genetico, oggi queste cose le leggiamo sempre dal punto di vista genetico perché la
sia molto più chiara, possiamo addirittura dare anche delle misure, un po' della distanza genetica, si chiama, tra i vari organismi, la quantità di, la somiglianza tra la sequenza dei geni, quindi delle basi di un gene, noi possiamo avere delle somiglianze che vanno al 99% di geni in comune, tra noi e lo scimpanzé siamo intorno al 98,3-98,4%, cioè che da un punto di vista brutale, quindi la sequenza dei geni, noi ci abbiamo con lo scimpanzé in comune il 98% di geni. Però è interessante il fatto che quell'1,6 di differenza, diciamo, fa la differenza, perché noi abbiamo una, noi diciamo sì, diventiamo ingegneri e invece non si conoscono scimpanzé dotati di linguaggio che scrivono la Divina Commedia oppure che fanno, mettono su una facoltà di ingegneria, che è una notevole differenza. Il terzo tipo di aspetto della teoria è il discorso sulla speciazione, cioè sui meccanismi con cui si producono le specie. Allora lì viene fatto uno studio che sostanzialmente a grandi linee non è diverso da quello che viene fatto oggi, in cui si ragiona su quali possibili meccanismi ci sono sotto la produzione di specie nuove. Il quarto aspetto della teoria è l'aspetto del gradualismo. Lui dice, per avere queste specie anche così diverse non dovete pensare a chissà che sconvolgimenti. La selezione naturale premia anche piccole differenze in ordine all'efficienza. Tra due varianti nella stessa popolazione, uno un pochino meno efficiente, uno un pochino più efficiente, se ci sono costrizioni al contorno, anche quel minimo di efficienza in più paga. Io come lo so, dice lui, è semplice, vedo che quella variante è più frequente nell'ambiente e quest'altra un po' meno. Anche se, diciamo, essendo, ammettiamo di essere capaci di fare una misura, una stima del grado di efficienza di quella, tra virgolette, macchina, io vedo che le differenze sono minime, ma evidentemente non è in sé per sé la differenza che conta, ma è la differenza in quel contesto, anche una piccola differenza può contare. Dunque, i processi evolutivi nell'ottica darwiniana sono sostanzialmente graduali, continui graduali. Ultima aspetto della teoria è che il meccanismo, non l'unico, dice lui, non è l'unico meccanismo, ma quello che conta di più, la selezione naturale, cioè il rapporto con l'ambiente, cioè il fatto che c'è una ineguale, adesso lo dico in termini moderni, una ineguale probabilità di successo dei vari organismi in ordine alla riproduzione. Alcuni hanno maggiore successo di altri. Non bisogna vedere la selezione naturale in modo, come posso dire, necessariamente drammatico, contrasto, lotta per la sopravvivenza, lotta per l'esistenza. Quello è un modo molto romantico, anche linguistico, di vedere cosa. Noi possiamo avere condizioni in cui c'è selezione con sopravvivenza uguale degli individui. Peccato che alcuni fanno più figli e altri meno figli. Questo è un classico esempio di selezione. Io posso avere individui che arrivano fino a 100 anni di età e individui che arrivano fino a 30 anni di età. Arrivano a 100 anni, non fanno figli, geneticamente si dice fitness uguale zero. Arrivano a 30 anni e lasciano molti figli che a loro volta diverranno età adulta e faranno figli. La fitness di quegli individui è maggiore di zero. Quindi ecco perché si dice che l'evoluzione, la selezione come meccanismo, non guarda all'individuo ma guarda alla specie. È un modo un po' infelice di dire, per dire che quello che conta è l'esserci della specie attraverso alcuni tipi di individui invece che altri. Non è il successo dell'individuo in quanto tale, la sua durata di vita di per sé non è una cosa importante biologicamente. È chiaro che se noi, come siamo abituati, riferiamo sempre tutto quanto all'uomo, allora la cosa non ci torna, non ci piace questo modo di ragionare. Però ovviamente questo è sbagliato, perché la teoria della selezione come meccanismo di evoluzione vale per oltre 2 milioni di specie. L'uomo è una tra le tante. Che sia una specie biologicamente particolare.
Quanto tempo ho ancora? Quanto vuoi? Prego? Quarto d'ora direi. Allora andiamo avanti adesso agli altri pezzi. Non mi fermo qua. Forse l'unica cosa che potrei dire è questo. Non leggo queste premesse, però voglio fare questo piccolo appunto. Un punto fondamentale della teoria darwiniana è che l'evoluzione è una conseguenza, questo è molto interessante, che è uno dei pochi aspetti che poi però giustifica anche l'importanza di Darwin alla storia del pensiero scientifico, è una conseguenza logicamente necessaria, cioè tu questa cosa la puoi stabilire a tavolino, partendo da alcuni dati di base, di una serie di premesse. Queste premesse sono di due tipi, alcune di tipo economico e altre di tipo genetico. Se vi ricordate, nelle proprietà dei viventi, io ho scritto quattro proprietà: organizzazione, metabolismo, riproduzione e evoluzione. E ho detto che due, quelle in giallo, contavano più delle altre, per così dire, ed sono il metabolismo e la riproduzione. Ora, facendo un traslato, il metabolismo attiene alla dimensione economica, cioè il fatto che ci sono le azioni chimiche, ci sono problemi di efficienza, su problemi di, appunto, diciamo, economici. La riproduzione attiene alle molecole informazionali, il DNA, la replicazione. Ed è interessante il fatto che nelle teorie attuali sull'origine della vita, quindi circa 3.850 milioni di anni fa, si pensa che cosa può essere accaduto? Che la vita si sia realizzata attraverso la combinazione di due proprietà appartenuta a due oggetti separati. Un oggetto dentro una specie di sacchetta di argilla, dentro cui ci stavano sostanze chimiche che facevano reazioni cicliche e basta, e dall'altra parte un'altra, diciamo, sacchetta di tipo argilloso, in cui ci stava un'altra molecola che era capace di autoreplicarsi e basta. Quando queste, semplifico veramente in modo brutale, due sacchette di argilla, questi due oggetti si sono messi insieme, diciamo, si è creato un sistema che era capace di due proprietà contemporaneamente: fare reazioni chimiche in funzione della situazione esterna e replicarsi, e quindi le due proprietà che sono indispensabili a qualsiasi vivente, cioè metabolismo e riproduzione. Forse queste le possiamo leggere. Come Darwin vede l'evoluzione? La vita è evoluta da una o da poche forme originarie. Quindi non è vero che tante sono le specie quante ne creò dall'inizio l'ente infinito. All'inizio ci stava una, per così dire, una specie sola, cioè la cellula di tipo primordiale, sostanzialmente una cosa che non doveva essere molto 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 diversa da un qualche tipo di batterio, cose del genere, insomma. E poi sono venute altre forme di vita molto più complesse. Secondo punto, le specie evolvono da varietà preesistenti grazie alla selezione naturale, che ne è il principale meccanismo di evoluzione, ma non è l'unico. Terzo punto, abbiamo detto appunto. Quarta cosa, la nascita di una specie è graduale e di lunga durata, cioè l'idea, questo è molto importante, l'idea che non ci sono salti bruschi, ma che l'algoritmo, cioè la procedura di calcolo della fitness, cioè il fatto che la selezione naturale premia certe varianti invece che altre, è continuamente all'opera, e questo produce il livello di complessità che noi ci abbiamo oggi, per cui ci sono animali o piante che sono molto complicati, esprimono stati del sistema molto improbabili, sono capaci di forte, diciamo, capacità omeostatiche, questa è una cosa molto notevole, perché per esempio noi siamo capaci di notevoli capacità omeostatiche, scusate. E quindi questo, l'idea del gradualismo è qualcosa di assolutamente irrinunciabile nell'ottica darwiniana. Altra cosa, qua c'è scritto i taxa di livello supraspecifico, cioè
noi abbiamo parlato di specie, però uno poi dice, beh sì, tante specie, però non so, i cavalli sono diversi dai funghi. Ecco, quindi esistono gli animali e esistono le piante, quindi la produzione di queste enormi differenze, per esempio animali contro piante, e all'interno delle piante, piante di tipo molto diverso rispetto ad altre piante, le alghe sono assolutamente diverse dagli alberi di ciliegio. Ecco, queste differenze come si sono prodotte? Beh, Darwin dice, sempre lo stesso meccanismo è all'opera. Commento, noi sappiamo oggi, da 15-20 anni, che questo è l'unico punto debole della teoria, perché noi sappiamo oggi che per la produzione di queste immense differenze, non la molteplicità delle specie, ma la diversità tra tipi di specie, quindi non so, piante e animali, ecco, nella produzione di queste immense differenze in realtà ci sono anche altri meccanismi, e sono quelli indagati dalla biologia dello sviluppo, che è una branca recente, molto potenziata attraverso il meccanismo, la tecnologia del DNA ricombinante, quindi le biotecnologie molecolari, molto potenziata, che sta proprio illuminando, sta facendo vedere i meccanismi in gioco nella produzione della diversità di ordine molto elevato. Ovviamente maggiori sono le somiglianze tra i taxa, cioè tra i tipi di organismi, maggiori sono le relazioni evolutive. Più sono simili, concetto di omologia, più sono imparentati, questo significa. Ultima cosa molto importante, l'estinzione è innanzitutto il prodotto della competizione interspecifica, cioè l'estinzione è un fenomeno biologico molto importante. Ho detto all'inizio che il rapporto è tipo 1 a 100. Per una specie oggi esistente si stima che ce ne siano 100.000 estinte, quindi l'estinzione è un fenomeno di drammatica importanza. Lasciamo correre questa parte e invece andiamo a vedere qualche cosa sulla che cosa è successo dopo Darwin. Qui bisogna fare una schematizzazione cronologica. 1859, quello pubblicato L'origine della specie, grande successo, grandi discussioni. Rapidamente l'Europa diventa darwinista, moltissimi sono darwinisti, la stragrande maggioranza dei biologi importanti in Germania, Haeckel per esempio è darwinista, anche da noi Torino è un po' la base del darwinismo italiano, lì c'è la UTE che diventa UTET, lì la UTE negli ultimi anni dell'Ottocento pubblica praticamente tutte le opere di Darwin in italiano, anche l'Italia diventa un paese dove il darwinismo, almeno nella parte nord diciamo, del paese, è assolutamente trionfante. Nasce in quell'epoca quello che si chiama il neodarwinismo, una variante. Dopodiché è interessante il fatto che tutto il discorso darwiniano è un discorso molto valido, ma che non riesce a spiegare la cosa a cui lui era anche molto interessato, come si produce la variazione. Lui parte dalla variazione come una cosa che conta. E se tu la capisci, ne capisci l'uso della variazione, hai capito l'evoluzione. E infatti ci riesci a ricostruire questo discorso. Però non è capace, perché all'epoca non si sapeva nulla, di capire le sorgenti della variazione, come si produce quella variazione. Cioè, significherebbe in termini moderni, non si sa niente di genetica. La genetica non c'è. Nel 1866, questo monaco agostiniano a Brno, Moravia, impero austro-ungarico, Mendel, in tedesco, scrive questo libro, che diventa poi il trattato su, diciamo, di base della genetica, primo che viene scritto, appunto sulla trasmissione dell'eredità, no? Dei piselli, che è il discorso che abbiamo imparato a scuola. Però Darwin non conosce nulla di questa cosa, comunque questo Mendel non lo legge nessuno usa queste scoperte. All'inizio del Novecento, poi nel 1900, 3 studiosi europei, olandesi e tedeschi, botanici, praticamente rifanno, quasi senza saperlo, esperimenti tipo mendeliano. Pubblicano, grosse esplosioni di interesse, sono anche passati quasi una quarantina d'anni, e nasce la genetica. Primo dipartimento di genetica, Cambridge, Bateson, nasce la genetica. La parola proprio Bateson della conia. Allora,
significa che nasco in laboratorio di genetica, che significa che bisogna subito scegliere, per così dire, organismi su cui cominciare a fare gli esperimenti. Certamente ci sono le piante, sono molto interessanti gli animali, drosofila, melanogaster diventa subito un organismo molto interessante, un scerino piccolino. Perché sono interessanti questi organismi? Quali sono i prerequisiti per essere candidati a diventare interessanti per un genetista? Uno, ti devi riprodurre rapidamente, perché se tu ci impieghi troppo tempo noi non possiamo aspettare la tua riproduzione, quindi drosofila, giorni per diventare adulto, settimane, basta, l'energia di poche settimane io ho generazioni nuove. Anche i batteri, ma all'epoca c'era non una tantissima capacità di controllo, diciamo, dell'attività batterica, però i batteri per esempio subito entrano in laboratorio, quindi, candidati interessanti per fare gli studi. C'è altri animali che vengono utilizzati in laboratorio nell'embriologia e quindi anche lì in parte poi diventano animali sperimentali. Allora la cosa che accade lì dal 1900 al 1930, schematizzando in modo molto brutale, devo essere purtroppo non ho tempo per fare questo, è che nascono come due biologie: la biologia di laboratorio, appannaggio dei genetisti, è la biologia naturalistica. In laboratorio che cosa fai? In laboratorio tu vedi effettivamente, grazie agli allevamenti, la produzione continua di variazione, anche di mutanti, per cui vengono fuori drosofile che invece avevi gli occhi di colore normale, c'erano gli occhi rossi, drosofile a cui mancano delle ali. Queste mutazioni magari permangono nella popolazione. Quindi l'idea che ti viene a te, a tantissimi genetisti, sto pensando a Josef Müller, grande genetista, l'idea qual è? Che l'evoluzione sostanzialmente sia guidata dalla mutazione genetica, perché in effetti in laboratorio la mutazione è una cosa che la vedi continuamente all'opera. Uno dice vabbè, però certi cambiamenti come possono essere dovuti a mutazioni, cambiamenti migliorativi? Finché si tratta di occhi di un certo colore, occhi rossi, loro dicono, ma ci possono essere anche macromutazioni, mutazioni di ordine maggiore, che se non scombussolano il funzionamento della macchina, ti consentono di fare appunto questa specie di salto evolutivo. Si creano quindi da una parte il mendelismo, cioè l'idea, poi diventa mutazionismo, l'idea che l'evoluzione è guidata sostanzialmente da un processo di mutazione, che però tutti sanno che è casuale. Cercherò tra poco di spiegare che sia casuale la mutazione. D'altra parte ci sono invece quelli che lavorano sul campo, che invece vedono, come dire, poca la produzione di mutazione, perché le variazioni in natura ci sono, ma non sono così espresse facilmente come in laboratorio, anche perché spesso in laboratorio certi mutanti riescono a esistere perché tu li tieni in condizioni controllate. Appena li metti in natura, per esempio, questi muoiono, sono effettivamente sfavoriti. Dunque, in natura tu vedi molto di più l'ordine biologico determinato dalla selezione naturale. Allora la tendenza è dire no, è la selezione naturale la responsabile. Quindi si crea come una scissione tra selezionisti e diciamo mendeliani mutazionisti. Scissione che va avanti per una trentina d'anni e che viene ricomposta in sede squisitamente teorica. A un certo punto si siedono a tavolino matematici e biologi che conoscono molto bene la matematica, e grandi matematici come Roland Fisher, fondatore della statistica praticamente, che non sa niente di biologia, però interagisce moltissimo con amici biologi, e questi fanno teoremi e modelli, e alcuni di questi modelli dimostrano perfettamente qual è il ruolo potenziale della selezione nell'evoluzione e quale potrebbe essere il ruolo della mutazione. Allora la ricomposizione viene appunto grazie a questi studiosi. Forse qui c'ho qualche... no, non ce l'ho, non ho nessuna immagine di queste persone. Siamo arrivati alla fine degli anni 30. Negli Stati Uniti specialmente c'è una situazione molto favorevole. Ci sono profughi che vengono dalla Russia, anche dalla
Europa. Per esempio c'è Ernst Mayr, che è uno zoologo tedesco d'origine che lavora ad Harvard, ornitologo, giovane all'epoca, lui è nato nel 1903 ed è morto nel 2005. Mayr lavora ad Harvard, è uno zoologo. Dobzhansky, che è un genetista russo che ha 27-28 anni, è andato negli Stati Uniti a lavorare in uno di questi primi laboratori importantissimi di genetica, lavora con Morgan, lo studioso che ha scoperto il cromosoma, e gli hanno dato il premio Nobel per questo, ha scoperto che l'informazione genetica, diciamo noi oggi, che i caratteri ereditari sono depositati in queste macrostrutture, per modo di dire macro, che stanno nel nucleo, si chiamano cromosomi. Gli danno il premio Nobel per questa scoperta. Allora, Dobzhansky lavora con Morgan e impara moltissima genetica di laboratorio, ma lui è un naturalista, quindi è una persona ideale, perché da una parte c'è la cultura europea, è un naturalista, conosce gli animali, le piante, in natura effettivamente, però impara le tecniche di laboratorio, all'epoca proprio le più avanzate. Mayr è uno che conosce perfettamente la zoogeografia, un giovane naturalista, conosce molto bene situazioni naturali, lavora in laboratorio. C'è un paleontologo americano molto importante, quello che ha studiato l'evoluzione dei cavalli, che sta in tutti quanti i trattati di paleontologia del mondo. E c'è un altro tedesco che si chiama Lesch, che è uno studioso di zoologia. Beh, queste persone, senza volerlo, ognuno di loro pubblica, dal 37 al 46, un libro. E in questi vari libri, Dobzhansky pubblica Genetica e origine delle specie. Mayr pubblica Sistematica e origine delle specie. Huxley, inglese, pubblica Evoluzione della sintesi moderna, che di questi libri è l'unico tradotto in italiano negli anni 60. Simpson, questo paleontologo, pubblica Tempo e modo in evolution, che significa tempo e modo, significa il ritmo, proprio il ritmo, il tempo, ritmo dell'evoluzione. Quindi uno studio sulla velocità di evoluzione. Lesch, questo tedesco, studia l'evoluzione di tipo supraspecifico, cioè i meccanismi che portano alla grande diversificazione animali contro piante, uccelli contro anfibi, come si arriva a vedere queste differenze. Allora, la maggior parte di questi lavori, per esempio Dobzhansky, Mayr, Simpson, pubblicano tutti quanti presso lo stesso editore, che è la Columbia University Press. È interessante questo fatto. L'Università di Columbia, si dice a New York, ha la sua press, e questa università pubblica i libri di questi tre, e questi, l'insieme di queste persone, si conoscevano tutte, ovviamente. L'insieme di queste persone, l'insieme di questi libri, crea una specie di dialogo intellettuale, per cui praticamente si vede che, diciamo, si tirano le fila di questi discorsi: laboratorio, genetica, situazione naturalistica, paleontologi, botanici, Stebbins alla fine degli anni 40, nel 50 praticamente, Variation Evolution Plants, questo Stebbins qua, praticamente questi creano una cornice unitaria per spiegare i fenomeni evolutivi, ed è la teoria sintetica dell'evoluzione, che è quella che ho detto. Adesso, in che cosa consiste questa teoria? Questi qua sono due o tre punti chiave. Uno, l'evoluzione è un processo graduale, questo è un punto chiave irrinunciabile di questa teoria. Sia nell'adattamento, sia nella produzione di adattamento, sia nella produzione delle tante specie diverse che ci sono. La speciazione e l'adattamento sono processi sostanzialmente graduali. Due, la variazione genetica è organizzata in quello che in inglese si chiama genetic pool, cioè un fondo di geni. Questo fondo di geni è di proprietà della popolazione, cioè l'oggetto che evolve è la popolazione, non l'individuo, ed evolve la distribuzione di frequenza degli alleli. Terzo punto, la causa principale di evoluzione, l'unica causa dell'adattamento, è l'algoritmo selezione naturale,
cioè la procedura grazie alla quale tu hai una riproduzione differenziale di genotipi diversi, generazione per generazione. E possiamo saltare questo. Andiamo a vedere, ecco, le cose attuali. Che cosa? Negli anni 50 viene scoperta la struttura del DNA e nasce la biologia molecolare, e allora naturalmente nel 53 questo succede, ad aprile viene pubblicato il lavoro di Watson e Crick. E naturalmente poi negli anni 60, cioè, la biologia ha effettivamente uno sconvolgimento, insomma, per cui la biologia diventa, nasce come una specie di scissione al suo interno. Da una parte c'è la biologia naturalistica, ecologia per esempio, d'altra parte c'è la biologia molecolare, quella che è fortemente riduzionistica e molto interessata al macchinario molecolare, a capire in grande dettaglio come funziona, per esempio, la sintesi delle proteine, come funziona, come viene montata una proteina che è fatta da amminoacidi, come viene, quali sono le condizioni, com'è possibile che venga montata una proteina, come fa a funzionare una proteina. Tuttora questi studi sono in corso per quanto riguarda il funzionamento delle proteine, perché è un problema di capire l'energia libera all'interno del sistema, come si distribuisce, è naturalmente qualche cosa su, ed è interessante il fatto, è un tipo di ricerca che prevede il fatto che nei laboratori di biologia ci siano i laureati in fisica a lavorare, i laureati in matematica a lavorare, perché per lavorare con questo tipo di problematiche naturalmente bisogna avere un certo tipo di formazione, non basta essere biologi che conoscono il mondo naturale oppure certe conoscenze squisitamente biologiche, diciamo, non di fino. A un certo punto bisogna avere competenze, magari appunto in cristallografia oppure nel folding proteico, magari specialisti di chimica fisica, possono meglio di altri affrontare certi problemi. Dagli anni 60 alla fine del Novecento vengono fuori molte cose nuove, e qua c'è una lista, posso soltanto commentare. Per esempio, questa cosa qua è interessante, si capisce, dati alla mano, che l'evoluzione biologica è anche molto condizionata dal caso, non soltanto dal caso nel senso che la mutazione è casuale, nel senso che una base lungo il DNA può essere cambiato, sostituito con un'altra base, indipendentemente dal fatto che questa sostituzione è utile o no, ecco, all'individuo. No, quello avviene casualmente rispetto all'adattamento. Casuale non significa che non c'è una causa, significa che la causa c'è, ma è cieco il modo con cui le cose accadono, è cieco rispetto all'adattamento. Questo è molto importante distinguere questo fatto qua, nel senso che si sa che nelle molecole informazionali del DNA ci sono dei luoghi, gli spot della molecola, che sono molto più mutabili di altri luoghi, quindi non è che sono tutti equiprobabili, diciamo, le basi, no, alcuni si sostituiscono di più di altri, però rispetto all'adattamento. Questa è una casualità, ma c'è anche un'altra casualità, cioè che nell'ambiente esterno possono accadere delle cose, classica, famosissima storia dell'estinzione dei dinosauri, del presumibilmente una delle cause importantissime è stato questo meteorite che è finito al largo dello Yucatan in mare. Questi sono fatti contro i quali non c'è nessun adattamento che tenga, sono fenomeni rispetto a cui non ci si può adattare. Cambiamenti di questo tipo sono fuori scala, tu non ti puoi adattare, sono assolutamente imprevedibili, quindi accada quello che accada. Ma nella storia lunghissima di centinaia e centinaia di milioni di anni, e beh, allora cambiamenti così hanno modificato tragicamente, in modo drammatico, la biosfera, e quindi l'evoluzione è anche guidata dall'aspetto evenemenziale, di avvenimento contingente, imprevedibile largamente, dell'ambiente. Un'altra cosa interessante è che me questa cosa, evoluzione per cooperazione, comportamento altruistico, mentre nell'Ottocento Darwin, anche Wallace, ritenevo correttamente che l'evoluzione fosse molto guidata da fenomeni competitivi, che la selezione, quando si manifestava su variabili biologiche, la selezione è operata dall'ambiente, può anche essere la temperatura il fattore selettivo, qualche volta non è un fattore chimico-fisico, è un predatore, per esempio un competitore, ecco, loro pensavano che la selezione
biologica, fatta da un fattore biologico, fosse molto collegato per esempio alla competizione, e che allora l'evoluzione fosse molto guidata anche da fenomeni come competizione e compagnia bella. Beh, si è capito che ci sono dei importanti fenomeni evolutivi in cui non è la competizione che ha contato, ma la cooperazione. Valga uno per tutti come esempio. La nascita del tipo di cellula di cui siamo fatti noi siamo fatti di una cellula che si chiama cellula tipo eucariotico, cioè una cellula dentro ha dei dispositivi che sono dei organelli che servono per processi di tipo chimico, mitocondri, cloroplasti nelle piante. Quel tipo di cellula non è la cellula primordiale, che la cellula primordiale era molto più semplice. Le cellule eucariotiche, ci sono due tipi di cellule, la procariotica, cioè hanno i batteri, tutti gli altri c'hanno la eucariotica. Beh, per avere la cellula eucariotica all'inizio devi aver avuto un processo cooperativo, cioè due organismi, come dire, procariotici, si sono fusi insieme e hanno dato luogo a una cellula nuova, un sistema che ha funzionato e che è la cellula eucariotica. Ecco, quindi significa che tu puoi avere un passaggio evolutivo straordinario, che è questa nascita della cellula eucariotica, attraverso un fenomeno cooperativo, non attraverso un fenomeno competitivo. Questo è molto interessante. E poi c'è quest'ultimo pezzo qua, con cui finisco, lo tratto tutto insieme, geni omeotici, eredità epigenetica, lo mettiamo insieme. Beh, sono studi che dimostrano, molto recenti, che richiedono una tecnologia molto avanzata, che dimostrano che il piano, l'architettura costruttiva, per esempio degli animali, da un verme a una drosofila, a un uomo, per dire tre tipi molto diversi di animali, un verme, questo è fatto da 300 cellule, ci sono nematodi fatti da 350 cellule, drosofila, sono molti miliardi di cellule, ma è un insetto, capo, torace con le zampe, addome, ali, è un insetto, l'uomo mica è un insetto, cioè abbiamo un sistema. Beh, però il piano costruttivo, l'architettura di base di drosofila, cioè i geni che costruiscono durante lo sviluppo embrionale, i geni che servono per distinguere la testa dal torace, dall'addome, in drosofila, sono gli stessi che nello sviluppo di un zigote distinguono nell'uomo la testa dal torace, dall'altra parte del corpo. Quindi significa che c'è qualche elemento di costruzione, quindi dei moduli di informazione, di programma, che praticamente sono perfettamente uguali, che per un certo tempo di sviluppo lavorano allo stesso modo, istruiscono allo stesso modo drosofila e uomo. Certo, a un certo momento dello sviluppo, dopo un certo tempo, quei moduli vengono inattivati. In drosofila vanno avanti altri moduli, nell'uomo si accendono altri programmi, altre subroutine che lavorano per far procedere la costruzione dell'organismo. Però significa pure che c'è una profondissima parentela nell'informazione genetica anche a livello dello sviluppo. Allora questo ha fatto sospettare, e adesso si sta lavorando su questo in modo forsennato, che certi cambiamenti evolutivi, certe transizioni evolutive, per dire, non so, da certi tipi di vertebrati come i pesci e gli anfibi, forse non si sono ottenuti in modo graduale come fino a ieri si è sempre pensato, ma che forse sono accaduti delle mutazioni a carico non di geni qualsiasi, ma di questi geni che si chiamano geni omeotici, e che sono quelli che presiedono, che sono gerarchicamente più importanti rispetto ad altri geni. Quindi questo è uno sconvolgimento all'interno della teoria e di cui adesso si tiene conto. Non vi posso dire altro se non l'ultimo pezzo. Ecco, qua fa vedere la collinearità, il fatto che i geni, questa è un'altra cosa praticamente misteriosa, questo qui è questo che si vede qua sotto è un gene lungo, questi qua sono diversi pezzi. Ecco, qua fa vedere che questo gene che sta a sinistra rispetto a questo blu,
è collineare con la distribuzione delle parti del corpo che sono determinate dall'attivazione di quel gene. La parte della testa più avanzata, rosso, sta a sinistra. Poi c'è un'altra parte della testa retrostante, gialla, e beh, il gene che controlla quella parte è collineare. A livello genetico c'è una, diciamo, isomorfismo di distribuzione spaziale nei geni e nel fenotipo, e questo non è una cosa ovvia, non si capisce per quale motivo questo sia accaduto, insomma. Questa è una cosa praticamente per adesso ancora non spiegata. Volevo soltanto andare all'ultima parte, all'ultima diapositiva, per dire che oggi come oggi si sta costruendo una teoria di fase 3, come nelle versioni Word 1 punto qualche cosa, 2 e 3. Adesso c'è stata la teoria dell'evoluzione punto 1, sarebbe Darwin e Wallace, poi teoria dell'evoluzione punto 2, che sarebbe teoria sintetica. Adesso si sta lavorando a una teoria dell'evoluzione punto 3, che sarebbe questa teoria integrata, che integra queste conoscenze di cui vi ho detto, specialmente di biologia dello sviluppo. Ecco, questo è l'idea, è questa, l'ho scritta in questo modo. Che cosa questa teoria sta un po' cercando di spiegare? Con che cosa si misura questa teoria? Beh, uno, è abbastanza chiaro che i viventi sono macchine storiche. Che significa? Sono macchine, cioè che tu le puoi descrivere come macchine, che funzionano, questo significa. Però incorporano le contingenze, la mutazione, incorporano, a differenza delle macchine che io sappia, fatte dall'uomo, che non incorporano la contingenza in modo funzionale, le macchine viventi incorporano le contingenze, incorporano la mutazione, incorporano i cambiamenti dall'esterno. Secondo punto, lo spazio delle sequenze è infinitamente più grande della dinamica del supporto. Beh, questo è un modo matematico per dire che il numero delle combinazioni possibili, di quanti genotipi possa, quante combinazioni genetiche posso avere, l'ordine di grandezza è del tipo 2 elevato a 3000. Non so se è chiaro. Posso avere potenzialmente, questo è un ordine, una stima, 2 elevato a 3000 genotipi, che è una quantità semplicemente non numerabile, no? Perché esiste quel tempo. Però quante specie effettivamente io ho, quanti tipi di genotipi ho? Un numero infinitamente più basso, perché è dell'ordine, so, 10 alla 6, quindi non è 2 elevato a 3000, è una quantità infinitamente più piccola. Terza cosa, il fenotipo, cioè il prodotto dello sviluppo, è molto più complesso del genotipo, quindi c'è un incremento di complessità passando dal piano dell'informazione genetica al prodotto di questa informazione genetica. Quest'altro punto, saltiamo questo, andiamo su questo. Il ruolo dell'individuo è centrale nell'evoluzione, molto più di quanto non pensasse Darwin. Quest'altro punto è molto importante. L'informazione per l'evoluzione non è tutta quanta nei geni, ma è distribuita in più sorgenti. Che significa? Significa che per evolvere, anche per avere lo sviluppo, che non è evoluzione, non mi basta l'informazione genetica che sta nei geni, c'ho bisogno anche di segnali che stanno nell'ambiente. Perché? Perché certe subroutine si accendono quando arrivano certi segnali, se non c'ho i segnali, io non l'accendo quel percorso, quindi non mi va avanti lo sviluppo. Ultimo punto, l'ordine biologico in parte è dovuto a selezione, questo è sicurissimo. Però ci sono dei livelli del vivente in cui i sistemi ordinati non sono dovuti a selezione naturale, ma a proprietà della materia, quindi a proprietà puramente auto-organizzative, di tipo, insomma, e si spiegano benissimo con la chimica fisica senza riferirsi a teoria della selezione. Forse mi sono allungato più del necessario, ma purtroppo era così, ho finito. Grazie Saverio per questa interessantissima sintesi, che veramente ci ha portato dalla MAC fino alla terza fase dell'evoluzionismo, che è in fieri e che mi sembra recuperare alcuni temi da MAC, tra l'altro. La
risultati, su Tandis ovviamente, però poi la marca era molto determinista, molto, molto più di quanto le caricature di molti libri presentino, e molto più di quanto i suoi avversari volessero presentare per povero la marca, un oggetto di caricatura, molto spesso a causa del Cuvier, che in tutti i modi ha cercato di distruggere proprio, quindi anche con l'eloge finale che il tra l'altro l'interesse anche del recupero di teorie che apparentemente erano screditate, adesso mi sembra appunto che ci siano degli orogeni, queste recuperi anche qui tanti, però questo significa che nel cestino della storia ogni tanto viene andato a imparare qualcosa. Quel piano della naturfilosofia di Goethe, che sembrava anche quello così lontano dal rivoluzionismo, e che invece ovviamente in forme completamente differenti, potremmo dire che rappresenta un bagaglio concettuale che in qualche modo in epoca successiva è stato rielaborato, ovviamente, cioè, dall'idea che in fondo ci sono tantissimi, diciamo, vicoli che sembrano, diciamo, chiusi nella storia della scienza e che invece poi alla fine convergono in processi che sono un po' anche di bricolage per il pensiero scientifico. Questa penso che sia proprio così. Penso ad un'altra cosa, che certe volte nella storia del pensiero scientifico biologico, per esempio, si vede abbastanza bene il fatto che certe volte c'è subito un rifiuto per certi, diciamo, modi di fare la ricerca, di pensare alla ricerca, e sembrerebbe a posteriori che senza quel rifiuto tu non riesca ad andare avanti, perché la metafisica che quel rifiuto ti comporta, che l'accettare quella procedura di quei tipi di studiosi comporta, è una cosa che non ti fa procedere, ma quando ne sai molto di più puoi recuperare quel anche modo, dalla prima alla seconda edizione quando le cose sono molto più mature ti puoi permettere il lusso anche di incorporare punti di vista che sembrerebbero, perché ormai te lo puoi permettere perché sei andato così avanti che hai stabilito per esempio che certi processi li conosci molto bene, e allora vedi se quel punto di vista alieno, alternativo contro cui si è lottato fin da 40 anni invece porta con sé delle cose interessanti, a quel punto magari anche produttive di ricerca nuova. Ci sono domande, interventi? Volevo chiedere, nell'ambito, ecco, appunto, cioè lei ha parlato di evoluzione come qualcosa di continuo, però sappiamo bene che il linguaggio non è spiegabile in maniera continua, non è riconducibile soltanto a gene Fox V2 o alla diapositiva, così come per esempio ci sono problemi legati anche al, che so, per esempio la diversità genetica, la teoria di Gary Marcus sulla nascita della mente, cioè l'1% in più di cui come predisposizione al cambiamento, ecco, lui parla del cervello, del nascituro come una coccinella scalpa che sa come regolarsi con l'ambiente. Cioè, e poi un'altra cosa volevo dire, le teorie di Varela e Maturana sulle proprietà emergenti, quindi, che hanno tanto importanza anche sulla nascita della coscienza, quindi così della coscienza. Dunque, lei diciamo, tocca delle cose molto complesse, anche che richiederebbero, diciamo, non sarei io forestiero qua, ma una schiera di grossi esperti per rispondere, anche più di uno, voglio dire. Io però qualche cosa la posso dire, ed è un warning, come si dice in gergo, cioè un avvertimento. Vorrei che uno distinguesse, credo che sia opportuno farlo. L'evoluzione biologica, che è qualcosa che inerisce livelli gerarchici superiori all'individuo, non l'ho detto perché un'ora non si possono dire troppe cose, già troppe cose forse inutili ho detto. Noi sappiamo, i biologi sanno che esistono livelli, non un numero n grande a piacere, un numero molto piccolo, riconosciuto, di organizzazione della materia. Che non sto pensando a cellula, organo, fegato, individuo, no, sto pensando a individuo, popolazione, biocenosi, che per quanto se ne sa sono tre livelli diversi della materia vivente. Uno è autorizzato a dire questo è un livello nuovo se e solo se riesce a identificare proprietà nuove non riconducibili a quello sottostante di livello. So se è chiaro? Ovvio, no? Antiriduzionismo. Sì, ma nel senso che, diciamo, non è una posizione filosofica soltanto, il fatto che io dico che esiste una popolazione se la popolazione non gode di proprietà additiva,
individuo 1 più 2 più 3 più 4 popolazioni, ma no, quella non è una popolazione, è una, un insieme dove le proprietà dell'individuo sono le stesse delle proprietà della popolazione, non cambia nulla. Una popolazione è un oggetto che ha proprietà nuove rispetto all'individuo. Allora, per esempio, qual è la proprietà nuova della popolazione? È una proprietà relazionale che è la panmissia, cioè il fatto che gli individui si possono riprodurre dando luogo a una generazione nuova. Questa non è una proprietà dell'individuo, è della popolazione, perché l'individuo da solo non gode di questa proprietà relazionale. Le proprietà individuali sono sempre strutturali, non relazionali. Dico questo per dire che c'è una visione generale, c'è una rappresentazione di oggetti dotati di proprietà diverse. L'individuo, la popolazione, fatti da individui palmittici, quindi questa, con questa proprietà nuova, pulgenico, la variazione non è proprietà dell'individuo, è proprietà popolazionale. Dunque, la popolazione è un oggetto biologico diverso dalla somma degli individui, perché c'è una proprietà, almeno una, nuova. Il terzo livello si chiama biocenosi, sarebbe le comunità ecologiche, cioè il fatto che esistono tante specie diverse che fanno sistema, nel senso della teoria dei sistemi, scambiano tra di loro in modo non casuale materia, energia e informazione, c'è un comportamento unitario, c'è una qualche omeostasi nel tempo, c'è una dinamica nel tempo di tipo trasformativo, non evolutivo. Quindi la biocenosi, secondo molti, ma discutono, è un terzo livello. La biosfera, secondo alcuni lo è, secondo altri non è un livello nuovo, è semplicemente una somma di. Secondo certi autori, ecologi dei sistemi, la biosfera è un livello organizzativo nuovo, soltanto che molti discutono correttamente del fatto che la biosfera non è soltanto viventi. È un sistema che integra almeno due cose, viventi e non viventi, quindi è una cosa, come posso dire, estranea alla logica del vivente. Vabbè, fermiamoci sui viventi, sono tre livelli diversi. Allora, quando lei dice Madonna Valeria, per esempio, sto pensando al fatto che cibernetica, teoria dei sistemi, quindi tutti quanti, Bateson, Maturana, Valera, McCulloch, tutti quanti, Roche, Ashby, tutti quanti, von Bertalanffy, tutti. Questi studiano proprietà di individui, non di popolazioni. Non so se voglio fermare. Questi studiano... L'autopoiesi è una cosa molto interessante ed è un modo per ragionare su proprietà di individuo, di sistema come di individuo, di un sistema come sistema di individuo, non di popolazione. L'evoluzione è proprietà popolazionale, non individuale. Allora, Maturana e Varela dicono una cosa, io ho letto moltissimo tempo fa il loro primo libro, e sono stato quasi 2 mesi per leggerlo, perché è molto complicato, anche perché io non ho una formazione di quel tipo. Ho trovato molto interessante, però non l'ho trovato, come dire, che stesse negando cose evolutive. Surrettizialmente il discorso cibernetico si introduce, ma non può scacciare il discorso evolutivo, perché il discorso evolutivo riguarda una fenomenologia che è molto molto diversa rispetto a... È chiaro che il discorso cibernetico comunque attiene a individui che partecipano a popolazioni che evolvono, quindi in qualche modo, come posso dire, è un discorso molto autorizzato, ma le proprietà, diciamo, degli oggetti che evolvono non sono le stesse delle proprietà degli individui. È come se io ci avessi, no, come ce l'ho, due livelli fenomenologici molto distinti, gli individui e le popolazioni. Ed è interessante il fatto che c'è un displacement, una divergenza, uno spiazzamento del rapporto causa-effetto, perché le cause sono prodotte a livello degli individui, non delle popolazioni, ma gli effetti ce l'ho sulla popolazione. È interessante questo. Quindi, se io analizzo le cause, sto osservando stati del sistema sotto forma di individui, quello che fanno, come lo fanno, quando lo fanno, le proprietà loro.
gli effetti di quello che loro fanno mi si manifesta popolazionalmente, per esempio, ma non soltanto, sotto forma di riproduzione differenziale dei singoli oggetti. Allora io ho un displacement causa-effetto, ho una spiazzamento, una divergenza, una dislocazione, una separazione. Il piano delle cause attiene l'individuo, il piano degli effetti attiene la popolazione. Beh, questo è interessante, questa è una cosa molto biologica. Mi pare di poter dire, mi collega però, che qui non siamo nella cibernetica, cioè qui non siamo all'interno di un discorso che ha a che fare con chiusura, ciclo, questa è una cosa diversa. Io non riesco a combinarlo, però se qualcuno ci riesce, cioè io lo dico molto semplicemente, io non credo che queste cose siano facilmente combinabili. Finora non mi risulta che siano state combinate. Una distinzione cruciale è fatta, individuo e comprensione. È che vedo che, dico dal punto di vista didattico nella scuola, quindi nell'università, primo anno, BCM, biologia cellulare molecolare, degli studenti, c'è una forte resistenza intellettuale, mentre tutti capiscono perfettamente un discorso riferito a individuo, senza problemi, insomma, la marca è più facilmente comprensibile di darvi per questo motivo, perché l'evoluzione culturale, per esempio, è lamarckiana, performata da individui, c'è problema, quindi tutto chiaro. Quella lì, darwiniana, che chiama in causa la popolazione è il concetto di selezione, anche quello di popolazione. Quello di selezione, secondo me, è controintuitivo. Perché uno deve essere capace di unire due cose, gli individui e la popolazione. Le cause stanno qua e gli effetti stanno qua. Questa cosa, che detta così, sembrerebbe, dice, vabbè, ma è ovvio perché è controintuitivo, cioè, cosa così chiara. Io so soltanto che gli studenti hanno molta difficoltà a imparare la teoria dell'evoluzione e a capire che cos'è la selezione. Per esempio che la selezione è un effetto, è il risultato dell'interazione tra la variazione, quindi da un set, da un insieme di varianti, quindi tra due variazioni, quella genetica espressa nei fenotipi diversi e quella ambientale nel tempo e nello spazio. Se uno mette insieme questi set di variabili, genetico-fenotipica e ambientale, c'è la selezione, quindi è un effetto, però è anche una causa dell'evoluzione, appunto. Questa cosa gli studenti lo narro perché secondo me è indicativo di una resistenza intellettuale, perché non siamo abituati a ragionare così. Gli studenti fanno molta fatica a imparare. Secondo curiosità, perché c'è ritornato di moda il termine razza. Sì. Da un punto di vista biologico, se lo si volesse definire, che ho visto anche a livello di studenti, fargli capire il concetto che di razza, che forse non esiste neanche poi, spiegarlo a livello biologico, attualmente come viene... Nell'uomo? Perché quello qua ha innescato il fenomeno del razzismo, cioè, quindi è tutto abbastanza complesso. È troppo complicato per poterlo liquidare in due battute. È un problema molto complicato, diciamo, dal punto di vista buonistico è facile. Siccome la parola razza evoca quello che tutti sappiamo, allora non se ne può parlare perché è troppo complicato. Quindi si fa molto prima a dire non ci sono relazioni dell'uomo, perché effettivamente sotto molti profili non ci sono relazioni dell'uomo. E le differenze di pelle che si osservano nel colore delle pelle, vabbè, insomma, che si spiega in un altro modo. Però in realtà scientificamente, se noi potessimo parlare liberamente di questo, ci sarebbe da dire molte cose molto interessanti, anche sofisticate, cioè che come tanto spesso in biologia accade, i fenomeni sono su un gradiente, cioè i fenomeni stanno su un continuum, non su un discontinuo. Quindi se io prendo estremi di distribuzione di colore, io ho le razze, ma se io vedo gli intermedi, non c'ho le razze. Dunque è un problema che secondo me si affronterebbe molto meglio con un approccio che noi non abbiamo, noi di materie scientifiche e tecniche sì, ma fuori no, che è l'approccio statistico, probabilistico, si ragiona così. Allora io posso classificare in senso tecnico, cioè della teoria delle classificazioni, che anche voi in ingegneria avete da qualche parte, io posso classificare un oggetto secondo il criterio sì-no, oppure secondo il criterio di probabilità. Fasi 7,
insieme sfumati. Che probabilità c'è che questo oggetto appartenga a questo insieme? Invece di dire 100 oppure 0, è 99,4. Però questo tipo di ragionamento non è soddisfacente per proprio un minuto. Ma dico, dal punto di vista biologico, è più corretto assimilarlo al concetto di specie? Darà. No, assolutamente no, questo è sbagliato. No. Le razze sono varianti in zoologia, che è la sede dove sono state meglio studiate le razze, non degli uomini, le razze degli animali, dell'uomo è un animale. Le razze sono varianti ecologiche, morfologicamente ben distinguibili, quando esistono, di popolazione di una specie. Quindi nell'uomo uno può dire esistono le razze, soltanto che purtroppo non si può più dire, perché quando uno dice questo dietro c'è anche un malinteso, a parte la storia della Shoah ovviamente, ma c'è un malinteso troppo complesso, è come se fosse che noi ci dobbiamo inibire a parlarne, perché se tu consegni al scusate se questo termine lo faccio apposta, al popolo minuto il concetto di razza umana, e quello non è quello che usa per fare soltanto un gran casino, cioè fa veramente danni. Allora è molto meglio dire, e si può dire, cioè è legittima questa lettura, non esistono razze umane, perché è possibile dimostrare che non esistono razze umane, ma è possibile poi dimostrare che esistono razze umane. Certamente non nel modo banale con cui si dice, ma in un modo, per esempio, quello della probabilità statistica della partenza, fatto su certi caratteri e non su altri, perché io ho le popolazioni, se uso certi caratteri, qualche volta riesco a fare una buona classificazione di razze, ma le stesse popolazioni usando altri caratteri non mi rivengono fuori le stesse razze, quindi come si vede è un oggetto troppo complesso per poter essere individuato e classificato con un solo descrittore. Perché c'è un rimescolamento, comunque è ovvio, no? Non c'è. È più una separazione trasfrontaliere, è ovvio. Purtroppo nell'uomo la parola razza ha a che fare con roba valoriale, cioè con gerarchie sopra, sotto, e questo invece non è biologicamente ammissibile, perché se per certi versi, su certe performance biologiche, i bianchi stanno meglio dei neri, eccetera, i neri stanno meglio dei bianchi, dipende da qual è il carattere che usano, perché la sensibilità alle malattie respiratorie è sicuramente più elevata nei neri, ma la sensibilità ai tumori è sicuramente più elevata nei bianchi. Quindi, come si vede, non se ne esce fuori. No, perché noi partiamo comunque la specie Homo sapiens. Beh, questo è poco ma sicuro, la parmisia è totale. Uno può fare figli con qualsiasi, io, con qualsiasi femmina di qualsiasi razza, lei con qualsiasi maschio di qualsiasi, tra virgolette, razza. La specie è una sola, e se uno vuole parlare di razza, se vuole farlo, lo deve saper fare. Certamente non si può consigliare il termine agli altri. Anche, meglio voglio dire, anche un labrador e un barboncino possono procreare, ma non possiamo dire, non, secondo me... L'esempio è veramente orrendo. E lo so. Scusi, no, mi perdoni, non volevo essere offensivo, volevo dire una cosa biologica. Non funziona, sa perché? Perché lì abbiamo la selezione artificiale, lì sappiamo che se non ci fosse il selettore umano, anche col veterinario che fa alla cagnetta partorego cesareo, noi non avremmo certe razze. Va bene, però so se è chiaro. Si incontrano anche... Non so se è chiaro, voglio dire, quello che noi osserviamo nel campo dell'addomesticamento, proprio dei cani, Buffon ne ha contagiati più di 300. Esatto. No, assolutamente. Le razze dei cani sono il peggiore esempio possibile che uno può portare in una discussione, in una conversazione sulle razze. Perché lì esistono soltanto perché sono mantenute da una artificialità che si esprime addirittura a livello del parto. Però il sistema valoriale che attribuiamo noi. Ah, ma questo è sicuro. Questo volevo dire. Ah no, su questo sono d'accordo con lei. No, io ho detto che è orrendo come esempio perché pensavo al fatto biologico, no? No. Dal punto di vista valoriale, assiologico, chi lo stabilisce il labrador è meglio di un orrendo chihuahua? Io dicendo questo dico che preferisco il labrador rispetto al chihuahua. Queste sono cose soggettive, non è scienza. Esatto. Diciamo che salotto è diverso.
sì. Bene, se non ci sono altre domande, altri interventi, chiuderei ringraziando il signor Forestiero per questa giornata. Grazie a voi. Grazie, allora. E ci vediamo alla prossima. Vediamo la prossima, però, settimana. Quando guardate un po', perché ci può essere qualche piccola variazione. Sì.